People, how are you? People, tutto il giorno tu starai con radio in. Oh, oh, hello, people, siamo qua, people. E se accendi la tua radio, tu ci ascolterai. Resta con noi, people, non cambiate, people. Tanta musica con gioia ti offriremo. Venerdì 19 luglio 2024, 11:11 in questo momento, Sara Priolo e Milvia Verna, Hello People, Glitter People. Venerdì penultimo forse. Sì, forse. Prima di una pausa, breve pausa estiva che dovrebbe essere agosto, poi ancora non si sa perché potrebbe esserci qualche esigenza particolare per cui siamo richiamate all'ordine, Priolo. Oggi siamo sì, in una versione molto edulcorata, non è vero, siamo pose, però siamo un rosa cipria pieno di glitter. È una giornata particolare, il 19 luglio è una giornata speciale, viene quasi difficile essere allegre, ironiche, sempre divertite, ma ci tocca farlo perché noi facciamo informazione e intrattenimento, non siamo noi che dobbiamo ricordare gli eroi che sono caduti nella lotta contro la mafia. Esatto. Oggi si commemora la morte di Borsellino con la sua scorta, un eccidio che è stato una ferita enorme anche nell'immaginario, diciamo è stato il nostro 11 settembre, la violenza che è stata fatta è stata pari quasi a quella dell'autostrada di Falcone, insomma noi non ce ne facciamo mancare, ma non è il compito nostro e quindi noi iniziamo con la nostra puntata al solito divertente, scoppiettante, passiamo dall'arte al cinema che per ora è tornato il cinema nelle piazze, è una meraviglia, poi parliamo di vino, parliamo anche di Banksy. Esatto. Il famosissimo pittore, il street artist, quello che non si sa chi è, come si chiama, ma che fa tanto successo in tutto il mondo. Il presidente di Demetra Promotion. Ora raccontiamo appunto, tutti i nostri ospiti. Ce ne parlerà e poi... Poi vi portiamo a Marettimo, addirittura con Gabriella Carlucci, che è stata una regina della televisione italiana. E poi avremo in studio Claire Monteleone, che è una dolcissima, deliziosa pianista e ancora musica. Li presentiamo con le nostre locandine. Chiediamo alla regia, al nostro maestro Scalisce, il suo buongiorno, contributo. Anche lui che ci seguirà per queste due ore, come sempre, fino alle 13 insieme. Quindi Carmelo Galati, direttore artistico di Cinema City, grandissimo successo, proprio ieri sera poi visto altre storie, insomma post sui social, davvero un grandissimo successo. Valeria Lopis, giornalista del vino, e Leonardo Spera, primo cittadino di Contessa Entellina per Terre Sicane Wine Fest. Però senza vino, penso, in studio, purtroppo. Purtroppo, vabbè. Ah sì, è in studio, però non visto vino. E appunto, come dicevamo prima, per Banksy, Gaetano Sanfilippo, il presidente di Demetra Promotion, Cettina Spataro e Gabriella Carlucci, due splendide donne peraltro, esatto, dell'associazione Sole Mar Eventi, organizzatrici del Marettimo Italian Film Fest. Poi appunto la giovane pianista Claire Monteleone ed ancora musica con il maestro Ruggero Mascellino. In diretta direttamente dal Teatro Massimo, dove stanno facendo le prove perché ci sarà il grande spettacolo domani. Tutto in diretta Facebook e poi anche in replica, basta digitare Radio In, la pagina Facebook. A tra poco. I consigli di Radio In. Dopo il grande successo a Porta Nuova, Cutuppo raddoppia a Mondello, portando il gusto inconfondibile della granita messinese direttamente in spiaggia. Le granite, preparate artigianalmente con le migliori materie prime siciliane e frutta fresca di stagione, vengono accompagnate con le inimitabili brioche col tuppo, fragranti e appena sfornate, aromatizzate all'arancia. Un connubio perfetto di sapori. Lasciatevi conquistare dalla freschezza e bontà delle granite di Cutuppo. Ora anche a Mondello, in Viale Regina Elena 57B, di fronte all'ingresso della spiaggia libera. Cutuppo, il vero gusto della granita messinese, ora anche a Mondello.
Fortezza, casa tua, prima di tutto. Infissi, porte, porte blindate, pergole, boiserie, carta da parati, parquet, termoarredi. Dall'idea di progetto fino al tocco finale, un solo fornitore che ti garantisce la qualità di un'offerta completa di prodotti e servizi per trasformare la tua casa in casa tua. Fortezza, molto più che sicurezza. In via Camillo Randazzo 14 Palermo, telefono 091 730 90 26, www.fortezza.it. eCampus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami tutto online. Ora eCampus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. eCampus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Casale San Lorenzo, la scelta giusta per festeggiare occasioni speciali ed eventi esclusivi. Grazie ai suoi ambienti versatili e al suo ampio giardino, è possibile organizzare ricorrenze di ogni tipo con un servizio di ristorazione eccellente e con meravigliosi allestimenti su misura. Dai matrimoni agli incontri aziendali, Casale San Lorenzo è la location ideale. Un'oasi in città, in via Stazione San Lorenzo 17 a Palermo. Un PC portatile per lo smart working? O un robot da cucina a mille usi? Una splendida TV 4K? O un frigorifero più grande? Un nuovo smartphone? O una bicicletta elettrica? Vorresti ciò di cui hai bisogno ma il tuo budget non basta? Semplice! Vendi il tuo oro e risolvi il problema con Affari in Oro. Non rimandare più i tuoi desideri. Corri in uno degli 8 punti vendita di Affari in Oro e trasforma subito il tuo oro in contante. Quotalo, vendilo e regalati un desiderio. Semplice, no? Radio In. La voce della tua città. Numeri che non ho registrato, ho detto vabbè, rispondiamo perché il telefono squilla continuamente, però va bene, nulla di preoccupante. Oggi velocissima, amica, però siamo un po', guarda, slivellate. E che vuoi che faccio? Sistemiamoci. Così, in diretta davanti a tutti. Stai sviluppando delle ossessioni che sono strane, amica. Sai che la vecchiaia... Chi cammina con lo zoppo... No, io ne ho tantissime, cioè i cuscini che devono stare in una certa maniera. Ah, io non salgo sulle rampe. Io prendo gli scalini se ci sono, perché io me lo posso permettere. Perché porta sfiga o sì, perché... Sì, per okay, una questione okay, di... Perfetto. Non salgo mai sulle rampe. Io ne ho un sacco, anzi dovremmo fare una puntata sulle manie. Secondo me scopriremo belle bella cose questa su molta cosa, gente. Però con psichiatri e psicologi, ovviamente. Decisamente, ecco, per avere subito un'interpretazione. Esatto. In attesa del collegamento con Carmelo Galati, andiamo a raccontare l'iniziativa. Io mi sono divertita. Ah, è per le scale, benissimo, ah, sta salendo. Fra le, insomma, non so quante scale ci siano dal piano terra. Ma perché per le scale che ci sono 13 piani con l'ascensore? Perché? Raccontiamo l'iniziativa che mi è piaciuta perché ultimamente, Sara, noi vediamo soltanto quello che ci piace su Netflix o comunque sulle piattaforme streaming e loro si concentrano su quello che abbiamo già visto e ci propongono prodotti simili, non so se ci hai fatto caso, sempre più affini al nostro gusto, ma così magari perdiamo di scoprire qualche capolavoro, qualche film particolarmente impegnativo che magari non abbiamo normalmente voglia di vedere. Iniziative come questa che portano nelle piazze cittadine il cinema, il grande cinema, ti permettono magari di, per curiosità, anche per fare una cosa in compagnia con gli amici in un contesto molto bello come Piazza del Parlamento, di scoprire film che possono essere a volte un pugno nello stomaco ma che ti fanno crescere. Questa è anche Cinema City 2024, l'edizione che è partita ieri, il 18 esatto. luglio, e finirà mercoledì 24 luglio. Esatto. E noi siamo radio ufficiale, nel senso che c'è il logo della radio. Partner. Con, sì. Peraltro ci sono partner importanti, anche se non sbaglio la RAI, adesso lo faremo dire al nostro ospite, oppure altri partner, social partner, perché sono tanti film che hanno dietro un significato. Tra quelli che mi piacciono di più, che saranno promossi, credo anche oggi, ce lo faremo sempre confermare, c'è My Name is Tanino, forse tu non so se l'hai visto perché eri piccolina o non eri ancora pipitiante quando è uscito, però io l'ho trovato molto bello. Ciao. Un Corrado Fortuna illuminato perché era forse le sue prime mosse e in questo film ha dimostrato di essere già un attore maturo. La parlata siciliana ancora non era così sdoganata, nel senso che a parte i film di mafia non era diventata comune,
mentre poi i fenomeni saranno altri fenomeni che la faranno diventare simpatica agli italiani. Hai condiviso la diretta? L'ho condivisa. Ok, anche io 30 secondi perché stiamo rientrando. La domanda è: Cinema City o Cinema City? Ah, boh, chiediamo. Cinema City è tipo un scioglilingua. Cinema City. James Bay apre la puntata di oggi 11:19 con Hello People. Glitter People! Oggi bisogna essere eroine e lasciamo stare tutte le cose importanti della giornata e significative solo per essersi vestita, aver stirato i capelli. Tu l'hai fatto? I miei capelli sono passati da lavati, asciutti, stirati e da buttare di nuovo. Ecco qua, ed ecco qua tutto live, il bello della diretta, tantissimi ospiti, partiamo subito dal primo argomento. Ne salutiamo Roberta Agostinello, Nicola Caserta, Maurizio Tummini e i nostri che ci stanno seguendo Social sulla corner. Diretta Facebook. Siamo anche in FM e il nostro ospite sta arrivando così. Eccolo, eccolo, Carmelo Galati, ecco, accomodati, bentornata Glitter People. Siamo di più, vedi? Ciao, buongiorno e bentrovato, così già in diretta. In doppia diretta ti diamo il benvenuto e devo non dire... è più solo un programma al femminile, ma abbiamo un co-conduttore, sì. Lui si chiama Teo, parla poco, ma è molto presente. Molto glitter. Ma quando parla... Quando parla si fa sentire. È grandissimo successo ieri sera, raccontaci. Ma si dice... Ecco. Cinema City, Cinema City o Cinema City, Cinema come City. Suggeriva il nostro maestro Scalici. Guarda, molti prendono la denominazione tipo dal appunto, dal, essendo molti esterofili, da Cinema City, che fa un po' più internazionale. Scegli lingua, ha detto Cinema City. In realtà noi siamo cugini di Piano City, che è un'altra manifestazione molto, diciamo, se si può dire, di successo qui in città, molto seguita, molto riconosciuta, e quindi è Cinema City. Con la stessa missione, quella di andare in giro per la città a scoprire, rigenerare dei luoghi, far aggregare la gente con questa, come dire, esperienza collettiva. E ormai lo fate da 6 anni. Sì, questo è il 6° anno, è come se fosse il primo però, perché è una sfida, una nuova, diciamo, scommessa, dopo anni passati a rigenerare altri luoghi della città, in particolare il Sant'Erasmo, che adesso è stato restituito finalmente alla città, per come è giusto restituire tutto il waterfront della città. Bellissimo lavoro in combinazione fra autorità portuale, Pasqualino Monti e tutte le istituzioni, Comune di Palermo, Città Metropolitana, insomma, adesso non posso annoverarle tutte, però noi, la nostra missione è quella di andare in giro per la città, a rigenerare dei luoghi, dargli luce e magari farli anche, come dire, vivere quei luoghi lì. Quest'anno siamo in una bellissima piazza, che è cornice suggestiva di Palazzo Reale, luogo dell'UNESCO, patrimonio dell'UNESCO e del percorso arabo-normanno, un luogo che molti conoscono, ma che... Ed è cresciuto tantissimo in senso turistico, anche turisti locali, nel senso palermitani, italiani, siciliani, sì. Perché è diventato una delle mete molto servita, cioè l'ha sposata da scrigno per pochi, è diventato una pietra preziosa che si può ammirare. Assolutamente sì. Però dico che quella piazza lì non è attraversata come dovrebbe veramente essere una piazza di questo prestigio. Le grandi piazze italiane, le grandi piazze che conosciamo, Piazza Grande, Piazza di Spagna, cioè sono attraversate da folle di gente. Noi lo facciamo in maniera differente, li facciamo nel senso più, mi piace dire, nel senso più alto della declinazione del termine intrattenere. Intrattenimento non è soltanto stare lì ed essere, come dire, farsi assorbire da uno spettacolo, una cosa. Noi intratteniamo la gente nel senso che teniamo dentro la gente con il nostro progetto, perché i protagonisti... Le sedie ci sono? Come? Le sedie ci sono? O è tutto Milano, tu non sei mai venuta al cinema? No, sì. Io sono una che racconta, ma che vive poco le cose. Dovresti, perché le esperienze collettive sono esperienze uniche. Ma sai che forse venga a vedere My Name is Tanino, perché l'ho adorato. Domani sera ci sarà Corrado Fortuna a presentare My Name is Tanino, wow. In questa trilogia ideale. È sempre lì a Piazza Parlamento, sempre è fisso il luogo. Il luogo è fisso per 8 serate, 14 proiezioni, con ospiti, con autori. Sì, ma non mi hai detto se ci sono le sedie, perché è fondamentale, perché io vengo coi tacchi. Se tu ti aspetti che io sto 2 ore... Sui piedi, sì, sui tacchi. Sì. Ci sono le sedie, sì. Ci sono tantissime sedie, vi consiglio di venire presto perché ogni sera ci certo sono... perché è ingresso libero, esatto, è un omaggio alla città. E dicevo a Sara, non so se sei d'accordo, che siamo così abituati a vedere sempre le cose che ci piacciono, perché ormai le piattaforme streaming ci propongono quello e tu alla fine sei indotta a guardare, a stare sempre nel tuo stagno, così
sei portata a vedere anche pezzi che ti eri persa o che non avresti mai visto. Brava, esatto, esattamente. Questa è la missione, l'idea e il desiderio di un progetto come Cinema City. E poi il grande impegno sociale, il programma e le altre novità dopo Benji e Fede, Musica Animale. Ma per me Benji e Fede sono sempre quelli dei cartoni animati, Ollie, sì, e Benji. Ollie e Benji, cioè, Fede. Non ci potrebbe essere alternativa. Allora. Peraltro ho visto su Instagram Angelucci, che è un attore che fa video particolarissimi, che interpreta Ollie. Tu hai tifato per Ollie e Benji? Da piccolo. Noi ci spaccavamo le ossa e le gambe per questo. Vattela a vedere. Tentavamo di fare cose che facevano Ollie e Benji. Questa palla che si deformava risultati... tutta, si bucava. Ah, ma tu parli di... Ho capito, i reel che fa... Sì, i reel. Lui è Angelucci, se non sbaglio. Il figlio di quel famoso Angelucci che poi fece scandalo, ma lui è un ottimo attore. Aveva iniziato da piccolo. Grandissimo. Già da piccolo. Sì, e bellissimo. Fa dei reel pazzeschi. Lorenzo. Balducci. No? Lorenzo Balducci. Sì, certo. È stato un mio collega quando facevo l'attore. Sì. Cercalo. Nel frattempo Rossella scrive: complimenti, partecipo ogni anno. È un evento fantastico. Ah, Balducci. Grazie, Rossella. Hai ragione, gentile. Lorenzo Balducci. Dietro di lui c'è una storia particolare, perché è figlio di un personaggio della Roma Bene, penso, costruttore, però lui secondo me è bravissimo. Vabbè, torniamo al nostro, esatto. Dacci qualche appuntamento. L'appuntamento che vi posso dare intanto è per questa sera facciamo una cosa bellissima, se posso, perché è una cosa particolare. Diciamo che intanto è una serata omaggio al nostro concittadino, all'anniversario della scomparsa di Paolo Borsellino. Guarda, oggi è difficile fare Glitter People. Lo capisco. Ogni anno in realtà, però, maggio e luglio. Però Paolo ci ha lasciato, diciamo, una grande lezione, che è quella di fare il nostro dovere. E voi lo fate così, noi lo facciamo con Cinema City, ognuno lo fa con il proprio mestiere, mettendo la passione, la serietà e portare avanti le proprie idee. E che è quello che loro ci hanno suggerito. Io ricordo quello che disse la figlia di Borsellino, che dopo la tragedia aveva una materia e pensava di non darla perché era più che giustificata, invece la diede, si presentò all'esame, perché suo padre dice sempre portare avanti il proprio dovere. Esattamente, la scena finale di un bellissimo film che si chiama proprio Paolo Borsellino, con la regia di Gianluca Tavarelli, dove io interpreto Claudio Traino, uno della scorta di Borsellino. Me lo ricordo. E la scena finale è questa qui, con la figlia che fa questa... Allora, questa sera Lucia, facciamo... che io poi ho conosciuto, ho avuto modo, Lucia. Fiammetta era più piccolina. Fiammetta era più piccola. 30 secondi e rientriamo. Rientriamo e racconti anche gli appuntamenti. Ok. Riscaldare, rilassare, Musica Animale, 11:27, parliamo di... Cinema City. Cinema City. E se il padrone di casa dice Cinema City, io dico Cinema City. Cinema City. Grazie. Ecco. Tema centrale è l'impegno sociale. Ne parlavamo già su Facebook in questa giornata molto speciale. Giornata speciale. Mi piace ricordare che Cinema City è fatto in collaborazione con tantissime istituzioni culturali, istituzioni politiche, che sono quelle che ci sostengono. Si è creata una sinergia molto importante. Altra sinergia bellissima è la collaborazione ogni sera con tante realtà, associazioni, che in maniera silenziosa, in maniera concreta, in maniera partecipata, sostengono e fanno attività in tutta la città. Ieri abbiamo aperto con Fare per Bene Onlus, un'associazione di Milano che lavora sui diritti di... Li conosco bene, perché spesso nelle nostre sfilate sono loro i partner. Esattamente. Perché si occupano di donne, si occupano di donne, di sociale, di bullismo, di cyberbullismo. Esatto. E ogni sera c'è un'associazione, ci sarà Bivisan Onlus, ci sarà un'associazione da Visinni, e ci sarà Rashid Berradi con Lo Sport Un Diritto Per Tutti, Plastic Free Onlus, Move. Insomma, siamo ben corazzati dal punto di vista sociale e ci piace molto dare spazio più di un titolo. Loro. Ci sono 14 proiezioni. Ah, ecco. E dicevo, questa sera è molto importante, perché stasera diamo spazio e luce finalmente a una persona forse troppo poco ricordata, che è un grandissimo intellettuale, drammaturgo, giornalista, è Michele Ferriera, con un bellissimo documentario che si chiama Il Piano Segreto. E saranno presenti questa sera i due registi, Ruben Monterosso e Federico Savonitto, e anche i protagonisti di questa storia, Gianfranco e Giuditta Ferriera, Emma Dante. E in testa alla proiezione, alla serata, ci sarà una bellissima collaborazione con la Fondazione Teatro Massimo, che ci regala un momento magico, delicato, poetico, con Aurora. Quello è il finale, con la violoncellista della Massimo Kids Orchestra.
Rai Aoki, ecco, l'ho ricordato. E poi ci sarà Maurizio Carta, l'assessore alla rigenerazione urbana, che farà un punto esatto su che cosa era quel momento storico. Fantastico. A proposito di Aurora Quattrocchi, perché il suo nome? Perché è legato al premio Cinema City. Esatto. I premi Cinema City sono due quest'anno. Noi solitamente facciamo un premio alle grandi fondamenta di ogni set cinematografico, quindi alle maestranze del cinema. E vogliamo darlo quest'anno fortemente a un nostro caro amico, un grandissimo professionista riconosciuto a livello internazionale, perché tutte le produzioni internazionali che arrivano a Palermo passano da lui in qualche modo, ed è Cristian Peritore, è un location manager e un direttore di produzione. Credo che sia giusto ogni tanto dare riconoscimento e luce a queste persone. Noi spesso ospitiamo dietro le quinte coloro che rendono possibili anche le fiction che hanno portato tanto lustro alla nostra isola. Esatto. Mentre Sara, per come quello che dicevi, il premio Cinema City alla carriera, quest'anno va a un'icona dell'arte della recitazione, ed è Aurora Quattrocchi. Rory, che ha un carattere stupendo proprio. Rory mette in riga tutti, che io in confronto sono Biancaneve. Rory è una tostissima. Sì, è una donna molto però forte. Però giusto, ci stava. Ed è giusto anche a lei darle il riconoscimento che merita. Tra l'altro è un volto iconico, cioè è riconoscibilissimo, è la Sicilia, in quasi tutte le pellicole importanti c'è lei, con la sua profondità, con il suo sguardo. Intenso. Una volta le ho prestato un vestito, perché essendo lei... Quindi un onore. Un onore. Facevo la comparsa in un video di Amici, dei Calandre e Calandre, e lei era la protagonista da adulta, e c'erano anche la coppia giovane. E lei, tanto per cambiare, non era contenta di quello che le avevano dato, esatto. Le ho proposto un tubino che avevo portato in più e se l'è messa, quindi per me... Io ero terrorizzato quando gli ho proposto il premio alla carriera, perché sai, Rory non sai mai come si sveglia, chissà cosa si dice. Lo so, ma infatti io Rory, vorrei... non è che ti piacerebbe... Silenzio. E che fa? Me le bene rapigliare? Cioè. è andata bene. Infatti, io la vorrei intervistare, ma mi spavento. C'è questa reverenza. Però ricordiamo che l'appuntamento di questa sera è del weekend. Insomma. Alle mamme c'è anche Inside Out. Sì, attenzione. Che peraltro, domani sera... visto in un posto gigante, cioè ha tutto un altro sapore. Esattamente. Guarda, tu hai parlato della cosa che ci piace fare a Cinema City, che è quella di riproporre film di repertorio, quindi film del passato, dell'immaginario collettivo di tutti quanti noi, ma rivederli sul grande schermo e rivederli, come ho detto mi prima, mi sono un po' delle arene di una volta, che erano così belle. Esattamente, ritorniamo a godere del cinema. Sara, sotto le stelle. Arena era un luogo dove noi andavamo a vedere il film d'estate. Adesso c'è qualcosa molto più diciamo glam. E allora ci vediamo per My Name is Tanino, sicuro. Ci vediamo per My Name is Tanino, Inside Out la domenica, quindi un film per le famiglie. E poi venga a salutare, esatto, Rory così. Successo. E poi ci sarà Gaetano Bruno, presenterà Le conseguenze dell'amore, ci sarà La sconosciuta, un film di Tornatore bellissimo. L'ho visto. E poi chiudiamo con È stato il figlio, con Daniele Cipri, e Aurora Quattrocchi e Fabrizio Falco. Fantastico, che saluto. La tua voce è sempre incantevole. Grazie. Da Cinema City è tutto, e non solo, per scoprire tutta adesso ci andiamo a tutte le novità, il programma dove? Su Facebook? Trovate Instagram. Tutte le informazioni su Instagram cinemacity.palermo e su Facebook Cinema City Palermo e sul nostro sito www.cinemacitypalermo.it. Aspetta che grazie mille per essere stato con noi e complimenti. Dobbiamo ringraziare gli addetti stampa, Alessia Rotolo. Assolutamente, grazie Alessia, grazie a Sofia Lipira. E a Sofia Lipira. Ciao ciao. Ciao. Grazie ciao, ragazzi. Ciao. Pubblicità dopo. I consigli di Radio In. Dopo il grande successo a Porta Nuova, Cutuppo raddoppia a Mondello, portando il gusto inconfondibile della granita messinese direttamente in spiaggia. Le granite, preparate artigianalmente con le migliori materie prime siciliane e frutta fresca di stagione, vengono accompagnate con le inimitabili brioche col tuppo, fragranti e appena sfornate, aromatizzate all'arancia. Un connubio perfetto di sapori. Lasciatevi conquistare dalla freschezza e bontà delle granite di Cutuppo. Ora anche a Mondello, in Viale Regina Elena 57B, di fronte l'ingresso della spiaggia libera. Cutuppo, il vero gusto della granita messinese, ora anche a Mondello. Finalmente a Palermo il tuo shopping sarà a portata di click. Cascino apre Expert Link, la prima boutique digital della città, dove lo shopping tradizionale incontra le tecnologie più avanzate. Utilizzando i totem multimediali all'interno del negozio, potrai scegliere il prodotto desiderato proprio con un click, che ti verrà consegnato in tempi brevissimi, anche entro 24 ore. Expert Link Cascino, vi aspetto a Palermo, in Via Dante 28. Expert Link Cascino, il futuro degli acquisti.
acquisti è qui! Don Nino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Don Nino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Don Nino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Vivi la tua estate con Aperol. Scopri gli eventi più vicini a te ed entra nell'estate italiana più arancione di sempre. Ordina un Aperol Spritz nei principali bar della zona e prova a vincere. Musica, esperienze uniche, tanti premi e gadget ti aspettano. Vai nella sezione eventi del sito aperol.it e scopri i locali aderenti. Aperol, icona italiana dell'aperitivo dal 1919. Devo vendere casa, ma non so da dove iniziare. Facile, pensa in Giallo. Hai detto Giallo? Esatto, se parli di Giallo, parli di Brava, l'immobiliare che mancava. Grazie a un metodo unico ed esclusivo, potrai vendere o acquistare casa senza fatica e in totale sicurezza. Fantastico! Dove si trova? In Via Libertà 80, una location esclusiva che si affaccia su un meraviglioso giardino. Ma non solo, potrai parcheggiare nei posti riservati ai clienti con ingresso in Via D'Annunzio. Ma allora è proprio l'agenzia che cercavo! L'immobiliare che mancava. Radio In. La voce della tua città. Ed eccoci qui, secondo ospite della prima ora di Glitter People, venerdì 19 luglio. Leonardo Spera, primo cittadino, mi raccomando qua. Sara, non dire quella parola che poi Facebook ci blocca tutte cose. Di Contessa Entellina per Terra Sicane Wine Fest, insieme alla mia amica e collega Valeria Lopis, che è giornalista del vino, wine esperta di vino. Io li ammiro molto, perché tutto sommato io, a parte degustare, non so fare niente. Capisco se mi piace o non mi piace, però essere intenditori di vino è un plus, come sapere andare a cavallo. È figo. Sì, fa figo. Oggi fa però figo. Serve tanto studio, soprattutto in questo settore, e devo dire che in Sicilia non ci facciamo mancare nulla. Oggi, oggi l'intervista senza vino va bene lo stesso. Sì, ci è rimasta male la mia collega. Ci stava per festeggiare insieme. Allora, benvenuto. Benvenuta Valeria. Matteo Sciacca dice: Sara, sei una splendida persona, ti stimo tantissimo. Ma a Sciacca c'è stata anche la presentazione. Ciao Matteo. Ciao Valeria, benvenuta. Ma che bel paesaggio, che bello sfondo. Dove ti trovi esattamente? Ci facciamo un po' i fatti tuoi. Benvenuti in Castello. Perché tu sei di dove? Di Catania, non ricordo. Sì, esatto, io sono di Catania, faccio base Catania, Etna, però poi mi sposto per tutta la Sicilia per scoprire le belle realtà. Noi col nostro lavoro spesso abbiamo la fortuna di avere questi educational, questi incontri tra giornalisti, e quindi possiamo conoscere anche colleghi, di persona colleghi che sono di altre città. Perché... Ma noi l'abbiamo adottata. Sì, ci unisce molto scrivere di certe cose, anche se tu sei un'esperta di vino inarrivabile, io... Ti ammiro e ripeto, io a parte berlo e neanche tantissimo, perché tutto sommato io sono una da succo di frutta. Cubi, quanto basta. Ho un debole per le bollicine. Raccontaci questa iniziativa. Noi abbiamo ospite il sindaco, che è anche il Contessa Entellina, è il comune capofila di questa kermesse che porta luce alla Sicilia d'estate. Grazie a Dio l'estate ci permette di fare gran spolvero delle nostre ricchezze, e anche i piccoli comuni, comunque le città durante tutto l'anno sono fulcro di iniziative, di lavoro, ma i comuni con la loro bellezza diventano protagonisti in questo periodo, ed è una bella cosa. Voi avete messo tanto, impiegato tanto per riuscire a organizzare questa iniziativa? È stata una cosa comune? Impieghiamo enormi risorse. C'è un lavoro che inizia dalla fine dell'evento precedente per poi guardare al prossimo evento. Dicevo, Valeria, noi l'abbiamo adottata perché anche la donna del vino delle Terre Sicane 2024 ha vinto questo premio che ogni anno la nostra strada del vino mette in concorso, e questo testimonia il grande lavoro che ogni anno riusciamo a portare avanti per organizzare il Terre Sicane Wine Fest. Valeria collabora con noi, così come tanti altri, ma stiamo portando avanti un lavoro di promozione del territorio che attraverso il vino ci fa conoscere, ci fa anche a noi stessi rendere conto di quanto questo territorio sia importante. Io vivo ogni anno l'esperienza del Vinitaly e mi rendo conto che le nostre cantine sono le più cercate dai wine lovers. E passiamo anche in FM, così parliamo di questa iniziativa che sarà l'Abbazia Santa Maria del Bosco di Contessa Entellina dal 26 al 28 luglio. Eccoci.
Save Your Tears, 11.39, secondo blocco di questa prima ora, e siamo con Valeria Lopis, giornalista del vino, e Leonardo Spera. Save Your Tears, non bisogna versare no, lacrime sul latte versato, il vino, niente. Versare no, il vino, però sì. Allora non facciamo venuta. Eventi estate Sicilia, soprattutto vino, terre sicane, wine fest, appunto con Valeria Lopis e Leonardo Spera qui in studio. Partivamo proprio dalla nostra terra e da tantissimi... Io mi giocherei subito il jolly, tra le cose che si cerca di fare è essere esperti, sapere conoscere le differenze. Voi proponete addirittura vini dell'est quest'anno. Un grande gemellaggio con la Bosnia-Erzegovina, la strada del vino della Bosnia-Erzegovina e quella della Moldova. Un messaggio di pace, perché mi stava venendo proprio questo. L'evento, diciamo, Terresicane Wine Fest quest'anno si connota da un titolo molto emblematico: tutte le strade portano al vino. E allora, se tutte le strade portano al vino, noi dobbiamo cercare la strada della pace, proprio in un momento nella quale il vino può essere anche unione fra i popoli. E noi che produciamo buon vino cerchiamo di lanciare il nostro messaggio. Vali, senza giudizio, perché mi direi sicuramente buonissimo, essendo in gemellaggio. Com'è questo vino? Che differenze ci sono? Fabiola Brignone dice: un sindaco easy, giovane, creativo, che ama e fa innamorare il suo territorio. Anch'io voglio un sindaco così. Confermo, forte. Sì, vero, veramente. Vali, dimmi. Beh, saranno vini molto, molto interessanti, molto diversi, peraltro... Credo sia la prima volta, o comunque una delle primissime volte, che si ha la possibilità in Sicilia di assaggiare dei vini che vengono dall'estero, quindi un'opportunità internazionale di degustazione, ma Moldova e Bosnia e Erzegovina non sono gli unici ospiti, perché abbiamo anche un gemellaggio con la strada della Valpolicella, per cui l'opportunità sarà anche quella di degustare questi grandi rossi e anche di compararli con quelli delle terre sicane. Terre sicane che sicuramente i vini di Contessa Entellina, le cantine stanno fiorendo, sono tantissime, ma ricordo che è un'unione di tanti borghi, mi piace nominarli: Menfis, Ambuca di Sicilia, Sciacca, Santa Margherita del Belice. Saranno tutte etichette messe a disposizione, raccontate, commentate anche con dei giudizi tecnici molto importanti. Ho piacere di ricordare e salutare il nostro collega Luigi Salvo, maestro di tutti noi che ci siamo avvicinati. Luigi Immancabile, è stato anche il nostro ospite. Continuano qua gli atti di stima. Aspetta, Simone Esposito, grandissimo sindaco, tanta stima, un grande abbraccio. Sicily Smart Club, le grandi eccellenze dei nostri territori, saluti a voi, al nostro sindaco, dottor Leonardo Spera. E poi ancora buongiorno al sindaco, un abbraccio a tutti voi, da Tiziana Calvaruso. Siete tanti in questa iniziativa. E siamo tanti anche su Facebook, quindi se avete delle domande continuate, Valeria. Tanti, beh, io desidero invitare tutti 26, 27 e 28 a Contessa Entellina e a Abbazia Santa Maria del Bosco, un gioiello. Io quando l'ho scoperto per me è stata un'emozione enorme, perché è un plesso monastico di una bellezza, di un fascino veramente ammaliante, un luogo che emette delle vibrazioni, delle energie che non esistono altrove. La temperatura è ma fresca, ce ne sono fantasmini che a me piacciono queste cose. No, che si degustano il vino insieme a voi, non ce ne sono. Ma sicuramente ci sono tracce di passato importante, però qualche non credo, religioso che è rimasto lì. Magari può darsi, dopo aver bevuto il vino, qualcuno. Un saluto a però... Fabrizio Giusi Ferrara. Buongiorno, un saluto al nostro sindaco. Buongiorno. Continuiamo su Facebook. Intanto, bestiale. Io sono bestiale. Tu sei incredibile. A proposito, bestiale e antipatica. Quando io vedo gli stranieri bere vino, che sono anche nei film, anche quelli fighi, c'è questo film You, non so se sai di questo, che ammazza le donne. È questa serie TV. Serie, ecco. Di Netflix. E l'ultima che sto vedendo io è ambientata in Inghilterra. Tutto quello che è inglese è figo, soprattutto se si parla di high society e nobiltà. Però quando bevono vino, a me mi sa che s'atteggiano, che stanno copiando noi, che lo fanno per sembrare meglio. Non lo so perché. Quanto gli stranieri, da quello che avete appreso, che avete potuto, hanno sposato veramente il vino, o lo fanno come ricerca di quella finezza di costumi che è nostra poi? Beh, noi abbiamo una cultura del vino millenaria che ci appartiene, ci accompagna, la nostra tavola è ricca di opportunità di vino. Gli stranieri si sono avvicinati con molto interesse, diceva bene il sindaco Leonardo Spera, il Vinitaly è veramente molto partecipato, il padiglione di Sicilia è quello che registra tantissime presenze, si è messo davvero sul podio
delle regioni più visitate. Questo è un sintomo, è un segnale, vuol dire che la Sicilia attrae sempre di più perché ha degli argomenti, ha delle etichette, ha anche una complessità, una diversità. Non a caso si parla di Sicilia come continente vitivinicolo, proprio per le numerose declinazioni di vino che esistono e che colpiscono e attraggono tanti tanti stranieri che ci supportano nei nostri progetti. Faccio l'esempio qui dell'Etna, tantissimi stranieri sono venuti ad investire e continuano ad investire nel nostro territorio, ma anche nei borghi dell'Occidente, grazie ad alcune opportunità di burocrazia e politica illuminata, stanno arrivando tanti investitori, non soltanto nel vino, pensiamo alle famose case a un euro, sono delle belle vetrine, sì, sono delle belle possibilità. E possibilità, esatto. Così io non voglio in radio. Fare disparità, voglio salutare Gaetano Tortorici, dice buongiorno, sei un grande. Hello. Lilla Spera, buongiorno al nostro sindaco, Nella Alongi, complimenti a tutti voi, buon lavoro al nostro sindaco, viva Contessa Entellina. Però devi salire, regia, buongiorno a tutti voi al nostro sindaco Leonardo Spera, da Maria Licastri, sali. Ciao dopo a tutti, Lilla Spera. Grazie per i commenti, vi leggiamo. Scendi dopo uno. Tiziana Calvaruso, Fabrizio e Giussi Ferraletto, Concetto e Gino Merendi. Antonio Chicchirillo, spero radio, di non aver radio. Dimenticato nessuno. 11:45, Terre Sicane Wine Fest, ne parliamo con Valeria Lopis in collegamento e Leonardo Spera qui in studio, il primo cittadino di Contessa Entellina. Accendiamo un po' al programma. Sì, esatto, la scaletta. E come si può partecipare, se si può ancora partecipare? Certo, c'è tantissima disponibilità, gli spazi sono grandi. Il comune di Contessa Entellina vi aspetta, l'abbazia anche. Entriamo nel vivo il 26 luglio, quindi venerdì, da subito in serata ci sarà una masterclass che metterà in comparazione i grandi rossi della Valpolicella. Vi dicevamo poc'anzi, è il nostro territorio ospite gemellato di quest'anno. Salutiamo il direttore Gori Sparacino, che è il direttore della strada delle Terre Sicane, che ogni anno ci mette in contatto con una strada diversa, ci dà la possibilità di conoscere delle realtà che in qualche modo possono ispirare la Sicilia e le Terre Sicane. Questo è il senso di questo, di questa connessione, di questo allacciamento. Per cui masterclass insieme a Luigi Salvo e con me, dove esploreremo tre vini della Valpolicella e tre grandi vini delle Terre Sicane. E poi dalle 22 ci sarà musica dal vivo allo Spiazzo Greco con Radio Time 90. Mi piace ricordare che Contessa Entellina è un luogo molto bello anche dal punto di vista architettonico, paesaggistico. Si ha la sensazione di entrare in un'altra Sicilia, una Sicilia che non a caso ha tanto di Arbresh, però magari questo ce lo può raccontare il sindaco. A me piace sempre fare un cenno alla cultura, proprio perché il vino è cultura, il vino è socialità. Assolutamente sì, dal 26 al 28. E altre indicazioni, insomma, per partecipare o vedere sui nostri canali social. La politica non è più tanto, non dico amata, però lei invece ancora continuano. Gabri Meri Cinque Mani, ho iniziato con uno, Valeria, se no poi finisce male, lo sai. Leo Tardibuono, Antonella Spera, Leo addirittura scrive con Contessa Entellina, capofila dell'evento, grazie al grande lavoro effettuato al suo sindaco, che segue in prima persona anche l'associazionismo locale, dando nuovi input al territorio. Ma certo, perché poi alla fine non può essere una festa per uno solo, devono essere tutti a partecipare. Ma assolutamente, è una festa di comunità. Noi abbiamo individuato la forza delle imprese, la rete delle imprese, per mettere su un evento che ci dà un risalto regionale, nazionale e adesso anche estero, perché certo, questi gemellaggi diventano per noi importanti. Da un piccolo comune che è comunque immerso in un grande territorio lanciamo un messaggio enorme: la Sicilia, quella che si fa conoscere, quella vera, quella che produce eccellenza, sta in quei luoghi, in una comunità che ha una cultura enorme. Gli antichi Elimi già producevano il vino nella città di Entella, sì. L'abbazia Santa Maria del Bosco, la cultura greco-bizantina, per cui mettendo insieme questi elementi viene fuori il Terre Sicane Wine Fest, il nostro vino. Fantastico. Diventa cultura, diventa economia, diventa. Io ho una domanda per capire, fare capire che ho studiato: che si mangia là di buono? Ma ci sarà anche una parte food che si abbina ai vini, chiaramente. Che si abbina ai sì, vini. Ma qual è il vostro pezzo forte? Un dolce, un salato? No, i nostri pezzi forti sono i formaggi, ovviamente, e l'olio, perché siamo comunque nella Val di Mazzara, quindi l'olio DOP. E poi il formaggio, noi abbiamo il pecorino, il caciocavallo e la vastella del Belice. Ah, ecco, fantastico, certo. Sì. È molto apprezzato, molto amato. Continua. La vastella è uno di quei cibi cult che piacciono tanto ai nostri amici che sanno scrivere di cibo. Vali.
Sì, vero. Vabbè, ricordiamo che è un formaggio a pasta cruda, per cui molto particolare, mantiene sapori molto intensi. Lo puoi mangiare in ogni momento della giornata, è anche un'ottima colazione, un'ottima merenda, uno di quei formaggi che stiamo riscoprendo. Adesso ho fame di pasta, da dove lo posso trovare? Ma da loro, trova, no, da noi si trova, ma anche in giro. Dal 26 al 28 in particolare. Ah, se fossi modo. Di nuovo in Cina, mi essere... mangerei qualsiasi cosa. Salutiamo di nuovo Family Smart, Smart Family Meet 2024, che ricorda che avete appena ospitato il Family Meet 2024. Assolutamente, un'altra delle associazioni che insiste nel nostro territorio. C'è la sede regionale dello Smart Club a Contessa e Dellina, ed il presidente ha saputo e voluto organizzare un meeting internazionale, anche lì grande accoglienza, grande partecipazione, quindi Contessa si pone come un territorio dell'accoglienza, vocato comunque a dare esperienze, a mettere in campo esperienze che lasciano un'emozione. Come possiamo partecipare a Terresicane Wine Fest e dove vi troviamo? Ma ci trovate sui nostri canali social, quindi Facebook, Instagram, sui nostri siti terresicanewinefest.it, Contisa, che è il nostro brand di promozione turistica, tra l'altro è Contessa Dellina, declinato in lingua arbrescia, ne abbiamo fatto un brand di promozione turistica sul sito istituzionale del comune, e poi su Viva Ticket. Quindi anche voi siete di cultura arbrescia? Noi siamo di cultura arbrescia. Noi a Palermo abbiamo Piana degli Albanesi. Piana degli Albanesi, esatto. Siamo cinque comuni in provincia di Palermo, c'è Palazzo Adriano, Mezzo Giusto, Santa Cristina Gela e Contessa Dellina, è il primo insediamento albanese di Sicilia. E ancora da noi c'è la lingua parlata. Le mie conoscenze geografiche siciliane sono dovute alle campagne elettorali. Quando andavamo in campagna elettorale lì, allora conoscevo bene il paese. Dobbiamo salutarci, allora Valeria. Vi aspettiamo il 26, 27 e 28, il 27 poi faremo tutta una giornata di masterclass che inizia dalle 18 e finirà con un grande party in Abbazia Santa Maria del Bosco, e la domenica ci sposteremo di nuovo nel comune di Contessa Entellina per il gran finale con la premiazione serale del vincitore, anzi dei vincitori del concorso enologico che è all'interno del Terresicane Wine Fest. Quindi musica, spettacoli, festa e tanto vino. Ci salutiamo con le parole di Luigi Bivona, che dice: signori, questo grande evento inizia per gioco con delle serate organizzate dal sindaco, allora presidente della Pro Loco, a suon di vino, con degustazioni, vini locali e musica, grande sindaco. E io, Valeria, voglio venire dove sei tu, perché mi sa di favoloso, mi sa di estate, il posto ideale dove ma in Abbazia, scusa, ci saranno anche grandi eventi musicali e non solo, quindi banchi di assaggio, la musica e quindi... No, perché vedo Venticello, Vali, oggi mi sono sentita un'eroina per essermi vestita. Complimenti. Mi aspetto da 5 stelle sul letto. E per aver stirato i capelli, non lo grazie Leonardo Spera, primo cittadino di Contessa Entellina, chi c'è stato e chi continuerà ad esserci dopo la pubblicità. On Demand si può rivedere questa puntata, quindi condividete. I consigli di Radio In. Dopo il grande successo a Porta Nuova, Cutuppo raddoppia a Mondello, portando il gusto inconfondibile della granita messinese direttamente in spiaggia. Le granite, preparate artigianalmente con le migliori materie prime siciliane e frutta fresca di stagione, vengono accompagnate con le inimitabili brioche col tuppo, fragranti e appena sfornate, aromatizzate all'arancia. Un connubio perfetto di sapori. Lasciatevi conquistare dalla freschezza e bontà delle granite di Cutuppo. Ora anche a Mondello, in Viale Regina Elena 57B, di fronte all'ingresso della spiaggia libera. Cutuppo, il vero gusto della granita messinese, ora anche a Mondello. Al panificio Quartararo ogni momento della giornata diventa speciale. Dalla colazione alla pausa pranzo, il panificio Quartararo soddisfa ogni vostra voglia di dolce o di salato. E la sera? Al panificio Quartararo la sera diventa unica, con apericena e cocktail a soli 14 euro. Un'occasione imperdibile per serate con gli amici. Per cena potete scegliere tra primi piatti, secondi e gustose pizze preparate con farine di prima scelta. Il panificio Quartararo vi aspetta con pane caldo fino a tarda sera a Palermo, in via Regione Siciliana Sud-Est 2207 e in via Ausonia 112-114. La bellezza è un gioiello prezioso che cela in sé una storia singolare e un'emozione senza tempo. La bellezza oggi risiede da Natravolta, la gioielleria che dona nuova vita a creazioni uniche, dal fascino senza eguali. Ti aspettiamo nel nostro store in Piazza Leoni 33 a Palermo per vivere insieme le storie raccontate dai nostri gioielli. Gioielleria Natravolta, il luogo in cui ogni gioiello è una storia unica. Visita il sito www.natravolta.com. Oggi c'è uno spazio dove puoi sbrigare le tue commissioni. Sai
Salve, mi dica. Effettuare i tuoi pagamenti. Ecco a lei. Evitando le solite file. Arrivederci. Oggi questo spazio è lo spazio Enel Partner, dove trovi le informazioni che desideri e paghi tutte le bollette, i bollettini postali e bancari MAV e RAV, i bolli auto e gli avvisi Pago PA. Il servizio di pagamento è offerto da City Poste Payment S.p.A., società del gruppo Enel, istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia. Per maggiori informazioni, consultare i fogli informativi dei servizi di pagamento a disposizione presso gli esercizi convenzionati CPP e sul sito citypostepayment.it. Enel Energia per il mercato libero. Vieni a trovarci nello spazio Enel di Palermo, zona Bonagia, via Giuseppe Rumore 8. Rendi la tua casa unica, più luminosa, più bella, più confortevole con gli infissi Costa. Leader nella realizzazione di infissi in alluminio e PVC, porte interne e bioclimatiche. Il tuo appartamento ha bisogno di una ristrutturazione. Inizia dalle finestre e dagli infissi per garantirti un risparmio energetico importante. Affidati ad Infissi Costa, più vicino a te con 3 punti vendita a Palermo. Via Serra di Falco 39, via Dante 302 e via Michelangelo 2385. Per saperne di più, infissicosta.it. Se vuoi un ritratto, ti affidi a un artista. Se desideri un abito prestigioso, ti rivolgi allo stilista. Se pensi di aprire una pizzeria o vuoi migliorare quella che già hai, pensi di poter fare tutto da solo? La consulenza di un esperto che può fornirti tutto dall'A alla Z non pensi sia necessaria? Da Go Eccelsi Cibi oggi è leader in Italia nella fornitura delle materie prime di altissima qualità e può seguirti professionalmente nello startup o nell'innovazione della tua attività ristorativa per raggiungere il successo. Per saperne di più, visita il sito eccelsicibi.it. Radio In. La voce della tua città. Eccoci qui, terzo ospite a cavallo tra la prima e la seconda ora di Glitter People. Ed è lo People Glitter People, non vedevo l'ora di parlare di quest'artista, questo street artist che fa innamorare tutti, che fa i murales dove gli gira la testa, che non si sa chi è. E Catania ha avuto l'onore di ospitarlo. E per questo ho chiesto al collega Lucio Di Mauro, assolutamente ti prego parliamone a Glitter People. Con noi per questo c'è infatti uno dei curatori della mostra che ha avuto tante paternità e ce lo racconterà, che non è stato semplice perché Sara, pensa, hanno dovuto spostare pezzi di muro, ecco, per poter portare alcune. Con noi Gaetano Sanfilippo, presidente di Demetra Promotion. Di che cosa parliamo? Quest'artista, siete riusciti a scoprire qualcosa, buongiorno, di più? Allora, non è stato semplice. Tra l'altro stiamo facendo in contemporanea, sempre a Catania, una mostra su Caravaggio. Nel plesso accanto alla GAM, dove abbiamo messo in mostra le mura di Banksy con i graffiti e le rappresentazioni di questo straordinario street art, insieme a 60 opere dello stesso Banksy, di riproduzione dello stesso Banksy. Quindi abbiamo messo insieme due rivoluzionari, Caravaggio da una parte e Banksy dall'altra. Per Catania è un evento importantissimo. E lo abbiamo fatto grazie a Metamorfosi, retta da Pietro Folena, che già in esclusiva in Italia aveva portato a Mestre le mura e le 60 opere di Banksy. Abbiamo avuto l'onore di collaborare come Demetra ancora, anche perché immaginiamo di fare tante altre cose così carine per la città di Catania. La mostra è alla GAM, passiamo in FM così la raccontiamo anche a chi ci ascolta, esatto, dalla macchina o da, entriamo direttamente lì. Eravamo soltanto su Facebook, però non perdiamo un attimo, 10 secondi. Sì. 11:58, siamo con Gaetano Sanfilippo, presidente Demetra Promotion, per parlare della mostra di... Banksy o Banksy, che poi non si sa, questo nome così particolare, è tutto un mistero attorno a quest'artista, però di fatto c'è, che è anche iconico quello che stanno facendo a Catania, da un lato c'è Caravaggio, dall'altro c'è Banksy o Banksy, perché... È famosissimo, uno street artist che assume un ruolo così predominante nella scena culturale, non solo degli addetti ai lavori, ma anche pop. Sì, sì, assolutamente. Guarda, è un personaggio misterioso, le sue battaglie per le diseguaglianze sociali, per la difesa delle minoranze, per l'inquinamento climatico.
hanno fatto la storia. Ma in comune vorrei dire che con Caravaggio ha anche un altro aspetto. Caravaggio è uno degli artisti più famosi, tra l'altro recuperato durante il nostro secolo, ma sappiate che durante la sua vita era famosissimo, conosciuto dall'Olanda fino a Malta. Stessa cosa identica per Banksy. Oggi Banksy è lo street art più famoso al mondo. Sappiamo veramente poco, diciamo che il Guardian dice che sia, una volta diceva che era il cantante degli Streets e oggi probabilmente hanno individuato un britannico di nome Gullingham, però sappiamo che è un uomo, dicono di carnagione bianca, ma sicuramente fa parte di un collettivo che esprime delle idee che pungolano la società civile. Sì, avevo sentito pure io che poi poteva non essere un'unica persona, ma un gruppo, sì, di artisti. Nell'era della visibilità estrema di chiunque che si atteggia a capopopolo, dei selfie con la bocca a puntini puntini di gallina, vedere qualcuno che è così popolare, così di successo, che rifugge la vetrina, è strano. Sì, molto strano. Guarda, ti racconto un episodio particolare della vita di Banksy, perché noi abbiamo il CD che è incriminato. Paris Hilton chiede a Banksy, tramite una mail, tramite il proprio canale YouTube, di fare la copertina del suo CD. Lui rifiuta. Ma quando Paris Hilton fa uscire il CD, lui va nei centri commerciali di Bristol ad acquistare tutti i CD che erano usciti di Paris Hilton, li porta a casa, li rimasterizza modificando la voce di Paris Hilton e quindi anche le canzoni, all'interno del CD mette una sua opera e li va a riposizionare nel centro commerciale. Ma che quindi malo la gente, fare, la gente che li ha comprati si ritrova un CD totalmente, totalmente diverso e nessuno lo ha riportato indietro. No, no, vabbè, pazzesco. E dopo questa torniamo dopo le notizie del giorno, 12 in punto, restate con noi. Radio In, Radio In News, Radio In News. Ben trovati dalla redazione. Guasti tecnici su larga scala sono segnalati in tutto il mondo in quello che sembra essere un malfunzionamento globale dei sistemi informatici. Lo sottolinea la BBC segnalando che le principali banche, i media e le compagnie aeree stanno attualmente subendo importanti interruzioni sul piano informatico. Le compagnie aeree statunitensi hanno imposto uno stop globale per tutti i voli da loro operati. Problemi anche in Spagna, fermi gli aeroporti di Sydney e Berlino. E disagi anche all'aeroporto romano di Fiumicino a causa del guasto informatico che colpisce i servizi in tutto il mondo. Nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo, fa sapere l'aeroporto. Regolare invece il traffico ferroviario, a parte i ritardi legati ad un guasto alla linea nei pressi di Firenze, dove a causa di un inconveniente tecnico alla linea elettrica sulla linea dell'alta velocità Firenze-Roma. Ritardi sui convogli arrivano fino a 90 minuti. L'Europarlamento ha rieletto Ursula von der Leyen come presidente della Commissione europea. 401 i voti a favore. La maggioranza minima richiesta per l'elezione era 360. Voto contrario dagli europarlamentari di Fratelli d'Italia. La premier Meloni ha dichiarato la coerenza del partito e ha spiegato che il no è nella non condivisione del metodo e del merito. Poi ha affermato che l'Italia in Europa conterà. Sentiamola. Non ho ragione di ritenere che la nostra scelta possa in alcun modo compromettere il ruolo che verrà riconosciuto all'Italia nella Commissione europea. L'Italia è un paese fondatore, la seconda manifattura, la terza economia d'Europa, con uno dei governi più solidi tra le grandi democrazie europee. Ed è sulla base di questo, e solo di questo, che si definisce il peso italiano. E Meloni, nel 32esimo anniversario della strage di Via D'Amelio, ricorda la morte di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta. La loro eredità, ha scritto la premier, ci spinge a rinnovare il nostro impegno nella costruzione di una società più giusta e sicura. Il capo dello Stato Mattarella invece scrive: si voleva piegare lo Stato e sottomettere la società. Le istituzioni e i cittadini lo hanno impedito. Il TAR di Trento ha bloccato l'uccisione dell'orsa KJ1, ritenuta responsabile dell'aggressione a un turista francese avvenuta a Dro in Trentino. Secondo il TAR, l'esame della richiesta cautelare ante causa ma pare giustificata e meritevole di accoglimento, sussistendo l'eccezionale gravità e urgenza di sospendere temporaneamente il provvedimento nella parte in cui dispone l'immediata
l'immediato abbattimento dell'orso, senza alcuna possibile alternativa e allo stato senza un accertamento definitivo dell'effettiva riconducibilità dell'aggressione all'orsa, stante l'evidente irrimediabilità di una sua eventuale esecuzione. L'ordinanza per l'uccisione era stata firmata dal presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Amichevoli estive, la Lazio vince 3-1 contro il Trapani, protagonisti due centravanti chiamati a raccogliere la pesante eredità di Ciro Immobile. Assegno Noslin e doppietta per Castellanos. Prima uscita stagionale per l'Atalanta, che a Clusone è scesa in campo per un test contro la Primavera, terminato 3-0 grazie alla doppietta di Diao e al gol di Micheletto, tutti nella ripresa. È tutto, a più tardi. Ed eccoci qui. Vedete le foto che commentiamo insieme con il nostro ospite 1204, Gaetano Sanfilippo. Allora, guarda, questo muro in particolare lo abbiamo esposto al centro Sicilia, quindi a Mister Bianco in questo momento, ed è qui si apre un dibattito su quello che è l'inquinamento atmosferico, perché il muro è angolare. Quando tu entri vedi questo bambino con le braccia aperte, come se la bocca aperta, come se stesse accogliendo la neve, ma in realtà girando l'angolo ti accorgi che è soltanto un bidone della spazzatura che sta bruciando. Quindi una grave denuncia per l'inquinamento atmosferico. Ecco qua l'altro. Vedi, qua si vede, qua si vede, sì, esatto. Qua si vede ancora meglio. Proprio l'idea di Banksy è proprio questa. Ma è la cosa che più attrae di queste mura. Questo, guarda, è un muro alto 4 metri. Wow. Che pesa, sì, 4 metri, che pesa 7 tonnellate. Quindi portarlo da Mestre a Catania è stata un'impresa. Mamma mia. Qua abbiamo il Toy Boy, insomma, i nostri giovani che dipendono ormai dalla tecnologia. E Banksy lo denuncia già qualche anno fa. E poi vabbè, il ragazzino con il cuore, che è simbolo dell'amore, che comunque diciamo fa coppia con la bambina con il palloncino. Esatto, che sicuramente è anche se il ragazzino mi sembra uno skinhead, ed è simbolica anche questa della ragazza che abbraccia, sì, il mio, sì, bella, sì, che abbraccia questa, una bomba, sì, assolutamente. Ma la c'è bomba. Anche la Madonna Blasfema, eccola, questa è la più ragazzina nota con il palloncino, esatto, sì, esatto. Sì. Oppure il ragazzo che lancia il mazzo di fiori. Comunque la mostra va vista. La mostra va vista e diciamo messa insieme da un'idea concettuale e di curatela di Sabina De Gregori, che ha messo insieme, diciamo, le fasi più iconiche della vita di Banksy. Infatti la Madonna Blasfema, di cui insomma vi ho appena parlato. Di certo lui ha fatto delle cose straordinarie, considerando anche che si è messo contro la stessa Biennale di Venezia. Vi ricordate il periodo in cui arrivavano le crociere a Venezia, e lui ha tirato fuori un graffito dove c'erano queste navi che ostacolavano la vista delle bellezze di Piazza San Marco. Ma lo ha fatto lo stesso giorno in cui veniva inaugurata la Biennale di Venezia, e tra l'altro travestito, con i vigili urbani che lo mandavano in tutti i posti dove lui si sedeva e metteva in mostra queste opere. Quindi un personaggio straordinario, Banksy. Sì. Eccoci qui, ci vediamo per rientrare tra un minuto e mezzo anche in radio e salutarci. Sì, facciamo vedere anche il video a questo punto, grazie regia, proprio per non tralasciare nulla. Si può accedere, come si può accedere, se ci sono pagine social a cui trovarvi? Sì, c'è un sito internet www.banksycatania.it. La mostra è in via Castellursino numero 10 presso la GAM, quindi la Galleria di Arte Moderna, in collaborazione con il Comune di Catania, promossa da Metamorfosi insieme a Demetra, con il patrocinio della Presidenza della Commissione Cultura della Camera e del Senato. E così entriamo in radio. Giuseppe Ribaudo commenta: questi quadri sono di una meraviglia unica, è vero, tocca dentro, tocca l'anima. Eh sì. Sì, sì. Radio, ultimo intervento.
Gaetano Sanfilippo con noi, abbiamo visto su Facebook a cavallo tra la prima e la seconda ora di Glitter People. Presidente della Demetra Banksy. Promotion, che è tra le società che hanno organizzato la mostra di Banksy a Catania, una mostra che porta agli occhi di coloro che partecipano a Castello Ursino tanti dei quadri che sono diventati famosi anche grazie ai social, perché sono talmente belli e talmente che diventano subito virali. E poi la storia di quest'artista che non si sa chi è, che dipinge murales dal giorno alla notte. Ricordo quello a Roma che aveva fatto il bacio tra il Papa e sì, la guardia, non ricordo. Poi anche una polemica politica. E la cosa assurda è che li hanno cancellati. Sì, sì, quelli li hanno cancellati purtroppo. Questi invece, che le mura che abbiamo portato, ve lo stavo dicendo poc'anzi, la caratteristica di queste mura è che sono state create fuori dai palazzi. Tanto è vero che se lo si guarda il retro si vedono addirittura le prese della corrente elettrica che erano di un appartamento. Ma come si fa? Cioè, a un certo punto decidono di segarlo e portarselo. Sì, assolutamente sì. Naturalmente i proprietari dei palazzi sono stati retribuiti in questo senso. Che storia. Allora, ricordiamo come partecipare alla mostra e fino a quando è possibile farlo. La mostra è al GAM, alla GAM fino al mese di ottobre, insieme a quella di Caravaggio, una in via Castellursino numero 10 e l'altra in via Castellursino numero 26, quindi sono praticamente accanto. Io penso che sia un'esperienza unica, sia per chi vuole inebriarsi di bellezza del 600 con Caravaggio, sia per chi vuole affrontare le tematiche che Banksy affronta in maniera irrituale. Verissimo. Grazie per essere stati con noi. Grazie. E per averci raccontato questa splendida iniziativa che ci ha riempito gli occhi di arte e bellezza. E complimenti, buona giornata, buona arte. Grazie. Adesso Sara Priolo ti porto. A presto, arrivederci. Dove andiamo adesso? Porto a Marettimo. Che bello, ti sono porto stata in vacanza. È quella occasione migliore per parlare del Marettimo Italian Film Fest. A tra poco, dopo la pubblicità. I consigli di Radio In. Dopo il grande successo a Porta Nuova, Cutuppo raddoppia a Mondello, portando il gusto inconfondibile della granita messinese direttamente in spiaggia. Le granite, preparate artigianalmente con le migliori materie prime siciliane e frutta fresca di stagione, vengono accompagnate con le inimitabili brioche col tuppo, fragranti e appena sfornate, aromatizzate all'arancia. Un connubio perfetto di sapori. Lasciatevi conquistare dalla freschezza e bontà delle granite di Cutuppo, ora anche a Mondello, in Viale Regina Elena 57B, di fronte l'ingresso della spiaggia libera. Cutuppo, il vero gusto della granita messinese, ora anche a Mondello. Da Nuova Cori super rottamazione, sino a 10.000 euro di vantaggi. Usato aziendale chilometri zero con i prezzi più bassi della città. Incentivi rottamazione sino a 10.000 euro per la tua chilometri zero e sino a 3.000 euro per l'acquisto di un usato aziendale. Visita il sito nuovacori.com e lascia la tua richiesta. Un operatore ti contatterà per fornirti assistenza. Nuova Cori, gli specialisti delle auto aziendali e chilometri zero. E-Campus è l'università online vicina a te. Puoi scegliere tra 56 percorsi di laurea e hai lezioni, tutor ed esami, tutto online. Ora E-Campus è ancora più vicina a te. Non paghi la quota di iscrizione, ma solo la tassa annuale. E-Campus è anche a Palermo. Chiamalo 091 58 30 46. Immagina la tua casa o il tuo ufficio trasformati in spazi da sogno. Con Kidien, leader a Palermo, tutto questo è possibile. Dalla progettazione 3D alla ristrutturazione, Kidien crea ambienti su misura per ogni esigenza. Appartamenti, uffici, negozi, ristoranti. Con anni di esperienza e un'equipe di esperti artigiani, Kidien garantisce risultati che superano ogni tua aspettativa. La qualità dei materiali e l'attenzione ai dettagli rappresentano il suo marchio di fabbrica. Contattaci per un preventivo gratuito e saremo pronti per realizzare i tuoi progetti. Ci trovi a Palermo, in Viale Regione Siciliana Nord-Ovest 2613. Telefono 091 73 78 059. Un PC portatile per lo smart working? O un robot da cucina a mille usi? Una splendida TV 4K? O un frigorifero più grande? Un nuovo smartphone? O una bicicletta elettrica?
Vorresti ciò di cui hai bisogno ma il tuo budget non basta? Semplice. Vendi il tuo oro e risolvi il problema con Affari in Oro. Non rimandare più i tuoi desideri. Corri in uno degli 8 punti vendita di Affari in Oro e trasforma subito il tuo oro in contante. Quotalo, vendilo e regalati un desiderio. Semplice, no? Fortezza, casa tua, prima di tutto. Infissi, porte, porte blindate, pergole, boiserie, carta da parati, parquet, termoarredi. Dall'idea di progetto fino al tocco finale, un solo fornitore che ti garantisce la qualità di un'offerta completa di prodotti e servizi per trasformare la tua casa in casa tua. Fortezza, molto più che sicurezza. In via Camillo Arandazzo 14 Palermo, telefono 091 730 9026, www.fortezza.it. L'autocarrozzeria Messina rappresenta un punto di riferimento nel settore delle riparazioni delle carrozzerie di automobili multimarca e restauro auto d'epoca. La lunga esperienza e l'ausilio di tecnologie avanzate ti permetteranno di avere un servizio rapido, di altissima qualità e garantito nel tempo. L'autocarrozzeria Messina offre una vasta gamma di servizi: meccatronica, elettrauto, gommista, soccorso stradale H24, disbrigo pratiche assicurative, oscuramento vetri e ora anche un nuovo spazio dedicato alle revisioni. Ti aspetta con il suo team di tecnici esperti e qualificati in via Olio di Lino 17 a Palermo. Radio In. La voce della tua città. Ed eccoci qui, altro blocco, altro giro, altra corsa, quarto blocco della seconda ora di Glitter People. Hello people. Glitter People, e ancora il cinema torna protagonista in questa puntata dopo aver raccontato Cinema City, che porta nella piazza del Parlamento in questa edizione alcune delle pellicole più significative, sia divertenti sia anche di concetto. Adesso andiamo a Marettimo, dove c'è un'iniziativa splendida che trova un insieme di ingredienti. L'isola, che è pazzesca col suo mare trasparente, con il suo essere ancora ingenua, nel senso non è uno di quei luoghi di turismo stravenduti, è pura. E poi questo festival che ha il sapore sempre delle rene di una volta ed è organizzato da due splendide donne, anche coraggiose, nel senso che si sono imposte l'organizzazione di questo evento. Quest'altro peraltro celebra 30 anni sempre del Postino, questa pellicola che ha segnato e che è un po' legata eternamente alle isole di Sicilia. 30 anni dal film Il Postino, e le foto che stiamo vedendo sono proprio quelle del Marettimo Italian Film Fest, edizione numero? L'edizione lo chiediamo a Cettina Spataro, che è la presidente dell'associazione Sole Mare Venti, che organizza il festival, e a Gabriella Carlucci, che oltre ad essere la vicepresidente di questa iniziativa è anche una regina della televisione italiana. E come dico io, le sollecitiamo a venire appunto in collegamento Skype, altrimenti possiamo chiamarle tramite chiamata classica. Qui il mare di Marettimo stupendo, che soltanto in barca diciamo si può conoscere per davvero. Ci sono stata qualche anno e c'è una zona, adesso non ricordo però il nome tra le tantissime, davvero, dove tu nuoti all'interno di una grotta e vedi tutto buio. Io ti posso dire che in questo festival, che se non sbaglio finisce domani, adesso lo chiederemo a loro, che è iniziato il 16 luglio, la quinta edizione del Marettimo Italian Film Fest, e oltre a celebrare il trentennale del Postino e avere ospiti come Giancarlo Giannini, Giuseppe Zeno, i Cugini di Campagna si sono esibiti fino a domenica 20 luglio. Tra le iniziative c'è stato anche quello del racconto di come si fa la zuppa d'aragosta, che è una delle cose che a Marettimo non ce la posso la zuppa d'aragosta di Marettimo è famosissima. Sì, entriamo in radio direttamente, mi dicono dalla regia che le ospiti sono pronte, allora ci siamo per presentarci e raccontare di questo festival. Eccoci, 12:17, dopo l'UD parliamo della quinta edizione del Marettimo Italian Film Fest con Gabriella Carlucci e Cettina Spataro. Buongiorno. Benvenuta a Glitter People! Dove vi trovate esattamente? Nella piazza di Marettimo, luogo centrale. Le piazze sono un po' il cuore di tutte le comunità,
Siamo qui, abbiamo i nostri manifesti e le nostre bandiere che stanno addobbando tutta l'isola. C'è questa atmosfera di festa molto bella per un appuntamento ormai atteso e un punto fisso del calendario delle manifestazioni della Sicilia occidentale, direi. Sì. Quindi stiamo registrando una bella crescita in termini di partecipazione, di pubblico, di atmosfera. Mi piace un po' definirlo anche il festival delle emozioni, oltre che del cinema. Certo che con due organizzatrici come voi e un'isola come Marettimo, chi è che vi può dire di no, cioè, a partecipare? Donna. Organizzatrici, grande Gabriella, sono donne, molte delle ospiti sono donne, molte ristoratrici. Poco fa parlavate del piatto che abbiamo voluto presentare, della zuppa d'aragosta. Un sogno. La ristorazione è in mano alle donne, da generazioni proprio sono matriarcali queste conduzioni, e abbiamo registrato anche un successo nell'inserimento di questo taglio gastronomico importante. Io però voglio aggiungere un dato super importante, perché d'estate l'Italia si riempie di festival del cinema, quindi si potrebbe pensare l'ennesimo festival del cinema che non manca certo in giro per l'Italia. Però, e questo io lo dico senza tema di essere smentiti, noi siamo davvero unici da molti punti di vista. Innanzitutto, perché questo va detto a chiare lettere, e a noi piace che il festival di Marettimo sia anche il modo per raccontare quello che adesso vi sto dicendo, perché si sappia oltre i confini della Sicilia. Marettimo fa parte dell'area marina protetta più grande d'Europa e grazie a questo ha sviluppato delle particolarità ambientali davvero uniche, tant'è vero che l'area marina protetta sta adesso sperimentando la riproduzione della posidonia, che non è un'alga ma è una pianta, perché attraverso il ripopolamento dei mari, non quello di Marettimo, dei mari del mondo, si potrebbe abbattere l'inquinamento atmosferico, perché la posidonia è un potente assorbente dell'anidride carbonica, e questo studio viene fatto solo nell'area marina protetta di Marettimo e grazie appunto alla fondazione dell'area marina protetta. Questo cosa vuol dire? Che queste informazioni vanno raccontate, perché questo è un luogo unico, quindi è unico dal punto di vista ambientale, e certamente a noi fa gioco che i turisti che vengono a Marettimo sanno che questa è un'isola sostenibile. Qui c'è un solo albergo, ci sono 5 ristoranti, non ci sono le automobili, e questo rende il luogo davvero unico al mondo. Ed è ovvio che quindi tutte le attività che noi sviluppiamo sono legate al cinema e all'ambiente, per cui vengono raccontate attraverso dei documentari, attraverso dei cortometraggi, tematiche importanti. E poi naturalmente il cinema, dove il cinema non c'è, perché qui ovviamente viene costruito un palco meraviglioso, il nostro cielo è il tetto, le stelle sono l'illuminazione, quindi anche da questo punto di vista siamo unici. Però ecco, era importante far capire al mondo intero che qui siamo in un luogo davvero speciale. Io ho avuto la fortuna di venire qui da bambina, a me piace molto andare sott'acqua, anche in apnea, e quello che mi ricordavo di allora, che è identico oggi, è che quando tu ti immergi nell'acqua di Marettimo ti sembra di stare nell'acquario. Confermo, perché sei circondato, confermo. Anche ovviamente a 50 centimetri d'acqua, sei circondato dai pesci, quindi questo è qualcosa di davvero unico che va raccontato, anche perché qui non c'è la possibilità di essere sopraffatti dal turismo, perché le case che sono diventate negli anni case per i turisti sono quelle, cioè c'è un numero definito di turisti che possono venire. Quello che io trovo, bisogna allungare la stagione di Marettimo e quindi fare degli eventi che permettano al turista, anche magari del nord Europa, di godere di questo clima favorevole e di queste meraviglie che ci circondano durante tutto l'anno, magari escludendo proprio gli unici 2 mesi un po' più freddi, dove il tempo magari è brutto, sì, ed sì, è certo, difficile sì. Venire magari perché il mare non è. Ma però per il resto qua si può vivere tutto l'anno, e noi questo messaggio vogliamo dare. Bellissimo. Detto poco fa, scusatemi, grazie Gabriella, c'è un unico albergo. In realtà ha detto benissimo, nel senso che non è, parlava forse delle residence, perché l'unico albergo è l'isola stessa, che è proprio un albergo diffuso. Sì, sì. Effetti. La regolamentazione viene fatta in automatico proprio dagli abitanti del luogo, è una forma di turismo identitario, quindi si trasmette anche ciò che è proprio il patrimonio culturale ai nostri ospiti, perché qui con la formula di Marettimo non sono turisti ma ospiti. Quali sono stati i momenti più belli dal 16 luglio e cosa prevede il programma in questi ultimi 2 giorni? Allora, e poi conclude Gabriella. Esatto. Il momento più bello è stato l'apertura. Abbiamo avuto un importante inizio con un preview dedicato all'isola di Favignana, è un bellissimo film realizzato lì,
con gli ospiti che hanno partecipato, però il momento più bello è stata l'apertura ufficiale il 16 con il concerto dei Cugini di Campagna, che proprio ha coinvolto tutta l'isola, ci ha regalato delle emozioni, siamo tornati tutti indietro, però con loro attualissimi, meravigliosi, splendidi, un bagaglio di un patrimonio umano che loro hanno saputo trasmetterci, davvero c'era un'atmosfera meravigliosa. L'appuntamento è proseguito ieri con una straordinaria Maria Grazia Cucinotta e una straordinaria Rita Forte, che ha registrato una standing ovation cantando un brano che ha nuovamente riemozionato il pubblico e continuerà con... No, volevo dire anche appunto qui ci sono appuntamenti cinematografici, ieri il Postino che io ho visto molti film, il Postino compie 30 anni. E 30 anni, esatto. A me è capitato di vedere dei film datati, no? Dove si vede il passare del tempo. Nel Postino non si vede il passare del tempo, perché è un'opera, come dire, quando tu vedi un quadro di Dalì, era valido quando Dalì l'ha dipinto e lo è allo stesso modo oggi, non è un'opera datata. Il Postino non è un film datato, cioè le emozioni che vengono trasmesse, ma anche la fotografia, la immagine, anche lì un'isola, no? Favoloso. Poi ovviamente Troisi straordinario, anche Maria Grazia, bravissimi. Quindi questa rievocazione mi è piaciuta molto, perché ero proprio curiosa di capire se il passare del tempo avesse appesantito, no, questa storia, l'avesse fatta diventare un po' obsoleta. No, attuale. E quindi un film che va rivisto. Sono felice che ieri abbia avuto un successo straordinario. C'è stato quello di Siani. Sì, abbiamo avuto però momenti di grande divertimento. Ma la cosa interessante è che vedremo per esempio stasera, e questo anche è un vanto del festival, un documentario che è stato realizzato a Marettimo sulla storia dei marettimari che attraversarono in tempi lontanissimi e con i mezzi di fortuna, 30. Andarono negli Stati Uniti, andarono in California e insegnarono in California a pescare le sardine, come succede qui, sì. E anche a metterle sotto sale, quindi conservarle, insegnando tutto questo agli americani. Perché sono orgogliosa di questo documentario? Perché la regista... È un figlio del festival. Sì, la regista Giuliana Gamba venne qui il primo anno. Premiata per il film Burraco Fatale. Esattamente. Si innamorò perdutamente, come tutti noi, dell'isola di Marettimo, visitò il museo del mare e rimase affascinata da queste raccolte dei materiali, e poi l'anno successivo realizzò il documentario. E questo documentario è straordinario, è stato prodotto dalla RAI. Era scritto sul mare. E questa sera quindi avremo la fortuna di vederlo e anche di sentire dalla viva voce di Giuliana. Certo, che è qui ospite con l'Istituto Luce che l'ha finanziato, l'ha prodotto in pratica, e quindi ce lo presenterà ufficialmente per la prima volta in versione integrale a Marettimo, da dove è nato. Fantastico. Tutto. È molto bello sentire questa storia nella giornata in cui noi ricordiamo, e tutta Italia, tutto il mondo ricorda l'eccidio, la morte di Paolo Borsellino. Si parla che l'emigrazione siciliana abbia esportato la mafia anche in America. Sinceramente preferisco sentirmi dire che abbiamo insegnato loro come si raccolgono le sardine e si conservano. Ecco, abbiamo la musica e restiamo su Facebook. Con noi ancora su Facebook. Ok, siamo già sempre su Facebook, abbiamo qualche altra foto da mostrare o tutto? Ok, perfetto. Ho letto che c'è anche un'altra iniziativa all'interno dell'iniziativa che celebra un anniversario, che fa parte di questa realtà. I profumi del mare 2.0, 20 anni fa vennero realizzati questi stand espositivi, che 20 anni fa non c'erano tantissime iniziative, quindi fu comunque un bel successo per il primo coinvolgimento dei ristoratori di Marettimo, una serie di degustazioni e delle sfilate che coinvolsero i bambini di allora, oggi 27enni. Quindi abbiamo voluto riproporre questo, abbiamo voluto festeggiare questo ventennale riproponendo un'area espositiva con degustazioni che sta vivendo veramente delle bellissime giornate, e la gente apprezza tanto tutto quello che viene proposto, offerto, spiegato con amore e passione dai nostri ristoratori. Ci sarà una magnifica sfilata che vede coinvolti più di 60 bambini accompagnati dai bambini di allora, che sfileranno con dei vestiti offerti dai nostri sponsor Richmond, dalle scarpe di Andrea Montelpre, che ha voluto arricchire e impreziosire questo momento che è dedicato ai nostri bimbi. C'è anche un'area giostra, perché vogliamo anche pensare a loro durante il festival. Qui non ci sono giostre. Non manca nulla, infatti è un piacere ascoltarvi davvero. Ma che numeri ci sono? Nel senso che... Durante questo momento, ragazzi, ve lo voglio veramente dire, sì. Tutti i bimbi, parliamo di bimbi che qua sono indipendenti perché la strada li protegge, Marettimo li protegge, hanno 5 anni, con un'autonomia massima
Quando arrivano le giostre, questo è neanche gli attori ai momenti, abbiamo portato un trenino su rotaia a Marettimo, quindi dove le ferrovie non potrebbero mai arrivare, dei gonfiabili, dei giochi, e quindi loro vivono il loro momento di gioia insieme a noi. Volevo però aggiungere un altro particolare non da poco. Abbiamo la fortuna di avere ospite Giordano Bruno Guerri. Giordano Bruno Guerri è un grande intellettuale, è il direttore del Vittoriale d'Italia, che vi invito ad andare a visitare perché è la casa di Gabriele D'Annunzio ed è un museo, lo era già all'epoca in cui viveva Gabriele D'Annunzio nel Vittoriale, e tra l'altro è stato protagonista il Vittoriale del film di Matteo Rovere Il cattivo poeta, che è appunto la storia del rapporto molto difficile fra Mussolini e Gabriele D'Annunzio, e il protagonista della storia però è proprio Vittoriale. Giordano Bruno Guerri ha scritto un libro pazzesco, si chiama La storia del mondo, dove ha indagato in maniera approfondita e anche dando delle spiegazioni scientifiche importanti dal Big Bang fino ai giorni nostri. Quindi immaginate che cosa... Wow. È un compendio di storie del mondo, molto interessante. Adesso... L'abbiamo presentato qui. L'abbiamo allora voi dite... Entriamo in radio, scusate, 5 secondi. Entriamo in FM e ci salutiamo lì. Storie brevi, infatti in breve cerchiamo di raccontare tantissime storie. Un festival che hanno inventato Marettimo, che è un'isola incantata, magica. Un'isola ferma nel tempo, e che in realtà non vuole tanto uscire dal suo tempo, ma con questo festival, con queste due donne eccezionali che sono nostre ospiti oggi a Glitter People, Gabriella Spatare, Gabriella Carlucci, Cettina io la conosco perché è sempre impegnata in Sicilia, in eventi culturali, in sociale. Gabriella Carlucci è un nome notissimo perché è una delle regine della televisione italiana, non solo simpatica ma coraggiosa, ricordo tutti gli sport, tutte le discipline che ha portato su tutti gli schermi, su tutti i televisori italiani con la sua forza, e adesso sposa il cinema, e ci piace che sposi la nostra isola, è una delle più piccole delle nostre isole. Marettimo Italian Film Fest, tantissime novità per questa quinta edizione, le abbiamo raccontate, cos'altro dire? Abbiamo degli arrivi eccellenti anche oggi, il maestro per eccellenza del cinema italiano Giancarlo Giannini e anche altri attori bravissimi, Giuseppe Zeno, in arrivo proprio oggi, già arrivata ieri anche Anna Safronic, una bravissima attrice, e Danny Mendez per la serata finale, abbiamo anche Federica Pagliaruoli, giovani attrici emergenti, molto in gamba, perché anche il festival vuole dare spazi ai giovani, vuole essere anche per loro un'opportunità di crescita. Lasciamoci con una chicca di Marettimo. La giornata tipica, che cosa mangiate? Anche lei, signora Carlucci, sicuramente si sarà concessa qualcosa. Allora, qui c'è solo l'imbarazzo della scelta. Ieri, come diceva Cettina, c'è stata questa gara naturalmente per modo di dire, perché hanno vinto tutti, ex aequo, il primo premio. Allora, i 5 ristoranti di Marettimo si sono sfidati nelle loro preparazioni, piatti tipici, che sono tutti a base di pesce, perché il pesce viene pescato, ancora vivo, portato nelle cucine e preparato. Quindi sì, c'era da sbizzarrirsi, perché dai primi piatti con le aragoste a secondi piatti con melanzane, pesce. Però io sono vegetariana, quindi dico, oddio, cosa mangerò? E invece, anche chi è vegetariano, c'è una tale varietà anche di verdure. E quindi il couscous, verdure, cucinate nei modi più disparati e davvero diversi dal solito, molto gustosi. Quindi anche io, che non mangio pesce e me ne dispiace, ma è una scelta di gusto, però sono contentissima quando vengo qui, perché oltre a questa gamma infinita di primi, secondi, a base di pesce e quant'altro, anche per chi mangia solo verdure c'è di tutto di più. Grazie ancora, vorremmo essere lì con voi. Ci siamo appassionate tra le tantissime storie. A Palermo ci sono 50 gradi probabilmente oggi. Sì, oggi più che faremo mai. Faremo una diretta il prossimo anno da Marettimo. Va bene. Fantastico, grazie mille. Speriamo di essere lì anche perché io ho ancora conservata una zuppa di aragosta, l'abbiamo ordinata, poi ci sono stati problemi al molo, siamo andati via e la mia zuppa d'aragosta è rimasta lì ad aspettare. E ti aspetto ancora. Impegno ufficialmente a farla rimangiare. Grazie, buona giornata. Grazie, buon festival. I consigli di Radio In. Dopo il grande successo a Porta Nuova, Cutuppo raddoppia a Mondello, portando il gusto inconfondibile della granita messinese direttamente in spiaggia. Le
granite, preparate artigianalmente con le migliori materie prime siciliane e frutta fresca di stagione, vengono accompagnate con le inimitabili brioche col tuppo, fragranti e appena sfornate, aromatizzate all'arancia. Un connubio perfetto di sapori. Lasciatevi conquistare dalla freschezza e bontà delle granite di Cutuppo. Ora anche a Mondello, in Viale Regina Elena 57B, di fronte l'ingresso della spiaggia libera. Cutuppo, il vero gusto della granita messinese, ora anche a Mondello. Vivi la tua estate con Aperol. Scopri gli eventi più vicini a te ed entra nell'estate italiana più arancione di sempre. Ordina un Aperol Spritz nei principali bar della zona e prova a vincere. Musica, esperienze uniche, tanti premi e gadget ti aspettano. Vai nella sezione eventi del sito aperol.it e scopri i locali aderenti. Aperol, icona italiana dell'aperitivo dal 1919. Al panificio Quartararo ogni momento della giornata diventa speciale. Dalla colazione alla pausa pranzo, il panificio Quartararo soddisfa ogni vostra voglia di dolce o di salato. E la sera? Al panificio Quartararo la sera diventa unica, con apericena e cocktail a soli 14 euro. Un'occasione imperdibile per serate con gli amici. Per cena potete scegliere tra primi piatti, secondi e gustose pizze preparate con farine di prima scelta. Il panificio Quartararo vi aspetta con pane caldo fino a tarda sera a Palermo, in via Regione Siciliana Sud-Est 2207 e in via Ausonia 112-114. Devo vendere casa, ma non so da dove iniziare. Facile, pensa in Giallo. Hai detto Giallo? Esatto, se parli di Giallo, parli di Brava, l'immobiliare che mancava. Grazie a un metodo unico ed esclusivo, potrai vendere o acquistare casa senza fatica e in totale sicurezza. Fantastico! Dove si trova? In via Libertà 80, una location esclusiva che si affaccia su un meraviglioso giardino. Ma non solo, potrai parcheggiare nei posti riservati ai clienti con ingresso in via D'Annunzio. Ma allora è proprio l'agenzia che cercavo! Brava! L'immobiliare che mancava. Stanchi di cercare la scuola più adatta per i vostri figli? Stanchi di trovare realtà poco stimolanti e convenzionali? L'Istituto Linus Garden 2 accetta la sfida e desidera rendere tuo figlio protagonista di una scuola nuova. Una scuola costruttivista, un nuovo concetto di fare scuola. L'Istituto Linus Garden 2, nido e scuola dell'infanzia paritaria, si trova a Palermo in via Corradini 24, zona Villa Igea. Istituto Linus Garden 2, il piacere di crescere da protagonista. Finalmente a Palermo il tuo shopping sarà a portata di click. Cascino apre Expert Link, la prima boutique digital della città, dove lo shopping tradizionale incontra le tecnologie più avanzate. Utilizzando i totem multimediali all'interno del negozio, potrai scegliere il prodotto desiderato proprio con un click, che ti verrà consegnato in tempi brevissimi, anche entro 24 ore. Expert Link Cascino vi aspetta a Palermo, in via Dante 28. Expert Link Cascino, il futuro degli acquisti è qui. Radio In, la voce della tua città.
No, questo non mi piace. Ed eccoci qui. Adesso l'ultima mezz'ora è dedicato ad un talento giovanissimo palermitano, Claire Monteleone. Tanto tempo che volevo in studio, Claire, una carissima amica, e lei era impegnata perché va a scuola, perché è piccolissima, anche se... Non sembra. Se Sara ha appena detto che sembra una ventenne, non so se è un complimento, io mi arrabbierei. Sì, perché io voglio sempre sembrare più piccola, però a questa età se lo può permettere. E tu hai finito adesso le medie. Sì, ho finito a giugno. Sono a giugno, tra l'altro con ottimi voti. No, non è più ottimo, adesso il massimo voto è 10. No, c'è pure la lode, sono uscita con la lode. Sì, ma non è ottimo, perché ai miei tempi era buono, distinto, ottimo, modestamente. Cioè, lei eccelle da ogni punto di vista. Sì, lei fantastica. Ha una vita impegnativa volontariamente, non è che sia i genitori. Avvicinatevi anche, da questa anche parte, scendete un po'. In realtà tra i tuoi segreti c'è tuo padre che ti adora, che ti ha fatto conoscere il mondo della musica, lui è pure pianista, lavora al Teatro Massimo, siamo un po' in famiglia Teatro Massimo in questa ultima parte di Glitter People. Con noi ci sarà Ruggero Mascellino, che sarà protagonista domani in Sala Grande, ma Claire è stata protagonista anche nei giorni scorsi e tornerà a esserlo con la Young Orchestra. Tu che cosa hai fatto già la scorsa settimana? Io faccio parte della Kids del Teatro Massimo. Ed entriamo in radio direttamente perché mancano 10 secondi. Ok. 12.38, altra ospite, altro giro, altra corsa. Claire Monteleone, ancora ben trovata, giovanissima, ed è già un talento perché eccelli sia a scuola che soprattutto anche nel campo della musica. Ma anche nello sport, quando io poi le sento, che cosa fa? No, per ora sta facendo equitazione, poi fa tennis, poi fa vela, poi che altro fai? Basta, di sport e poi esce però... pure! Esce massimo dei voti, esce tutte le sere, c'è sempre qualche festina, anzi si può dire più festine. Parti. Sì. Vieni da un piscina party ieri. Sì. Niente, sei mondanissima. Con la tranquillità. Ma che mi danno a mangiare? Cioè, è assurdo. Io sono stanca al pensiero. Bello, cioè, sicuramente sei un po' stanca dopo questo anno intenso, sì, però soddisfatta, no? Di tutti questi... Bisogna organizzarsi. Io comunque d'inverno non esco quanto esco d'estate, per esempio. Cioè, d'estate io esco ogni giorno, d'inverno quando riesco, cioè il sabato sera sì esco ma non sempre. Mi fa impressione averla vista ancora bambina, perché c'è un'età di mezzo tra la fine dell'elementare e l'inizio delle medie in cui loro passano da bambine a non adulte, ragazze, però a sì, personalità sì. definite, con voci diverse, con aspetti che cambiano, e tu che dentro di te ti senti sempre bambina dici ops, ma se crescono loro io che cosa devo fare? E io resto però così come sono. Dal 2022 sei entrata a far parte dell'orchestra Kids del Teatro Massimo, ci stavi raccontando di questa esperienza. Come si fa a entrare esperienza? Al Teatro Massimo? Ci vuole faccia tosta? Allora, intanto l'audizione. Credere in se stessi intanto. Sì, bisogna credere in se stessi, però è anche una bella opportunità sotto diversi aspetti, diciamo. L'aspetto principale è quello di relazionarsi con gli altri, perché un conto è suonare... tu da sola, cioè ci sei tu e il pianoforte, un conto è quello, un conto è seguire l'andamento di tutti gli altri che sono in un'orchestra, cioè è una cosa difficile, però una bella esperienza, perché la musica è sia solista ma anche condivisa, una musica generale, quindi una bella esperienza. Che brano abbiamo visto, regia? Raccontamelo, così la nostra ospite ci può... Qual era? Quella ci sono diversi Massimo? Contenuti, però abbiamo mostrato in realtà soltanto uno tra i tantissimi. Volevo chiederti appunto, quindi il pianoforte è il tuo primo grande amore? Sì. E chi ti ha insegnato? Mio papà, perché mio papà... Allora, io diciamo strimpellavo all'inizio quando ero piccola... poi nel periodo del Covid praticamente ho iniziato a studiare seriamente appunto con mio papà, perché non avevo niente da fare insomma nel Covid e quindi no, vero. E quindi diciamo in questo periodo dove non avevo niente, non avevo... Ha impegnato il tempo. In realtà eravate prigionieri, voi giovani che siete sempre fuori, sempre impegnati, prigionieri in casa, devi trovare qualche cosa che ti faccia stare bene. Esatto, e io ho trovato il pianoforte, quindi dalla prima mezz'oretta, poi diventa un'ora, poi diventa un'ora e mezza, due ore e mezza, tre ore. C'è una giornata in cui tu non tocchi lo strumento? Sì. Sì, ci sono giornate specialmente d'inverno in cui i compiti sono troppi, oppure... Nella giornata si mette anche lo sport, quindi magari non ho proprio il tempo
materiale per il pianoforte. Però diciamo che sono rare queste giornate, fortunatamente, perché il pianoforte è uno strumento che se tu non suoni per un periodo poi lo dimentichi in un certo senso, oh, ti dimentichi quello che suoni. Non è la bicicletta. No, non è la bicicletta. Abbiamo un altro contenuto, nel frattempo Irama con Galassie. Irama con Galassie, noi su Facebook abbiamo visto l'esibizione di Claire Monteleone, ti fanno i complimenti perché è un video davvero molto bello e poi questo è uno dei pezzi più noti, anche un must, no? Sì. Che si studia, qual sì, era? Sì, sì. A Claire Delle Lune qual era? No, Notturno per 9 numero 2 di Chopin. Ti saluta Miriana Muratore, Roberto Noto dice bravissima, Ruggero Mascellino dice ciao ragazze, ma ciao, noi abbiamo Ruggero. Un altro collegamento, dicevo che è un po' un fine puntata dedicato al Teatro Massimo che vede sempre protagonisti giovani che sono anche nella programmazione estiva e i prossimi appuntamenti vedono anche il nostro ospite dell'ultimo blocco, resterà con noi Claire Monteleone, così finiamo la chiacchierata di questa puntata con te, gli appuntamenti che vedono impegnato il Teatro Massimo fino al 21 luglio tra la Sala Grande e il Teatro di Verdura raccontano dei piccoli cantori di Parigi, le voci bianche, la cantoria del Teatro Massimo e ancora Ruggero Mascellino e Karen Garagazzi in Cinematic Chanson, Massimo Kids e Massimo Youth Orchestra in concerto il 17 luglio, è iniziato in Sala Grande con il doppio concerto con la Quinta Sinfonia di Beethoven, l'Overture in Si minore, opera 26, Le Ibridi di Felix Mendelssohn, e poi ancora vediamo nelle
nelle prossime giornate. Il 18 luglio è stato ieri, il 19 luglio nella giornata dedicata a, a Salvatore Borsellino ci sono altre iniziative, e poi sabato 20 luglio in Sala Grande il concerto per fisarmonica orchestra con interprete d'eccezione Ruggero Mascellino, che presenterà insieme all'Orchestra del Teatro Massimo il programma Cinematic Chanson ideato e arrangiato da Gaetano Randazzo. Ce lo facciamo raccontare dalla sua viva voce. Eccolo qui, Ruggero. Buongiorno, ben trovato. Buongiorno. Ti vediamo, diciamo, nella locandina, in posa. Esatto, è una sei chiamata. Statico. È una chiamata. Da dove ci parli? Sì, sono in macchina nel bel mezzo del traffico di Palermo. Oddio. Perché abbiamo finito la prova e quindi... Spero con aria condizionata. Per sì, forza. Sì, naturalmente. Oggi è insostenibile. Sì, già. Mi fa piacere, già. Ci tenevo a collegare. Ieri com'è andata? Okay. Com'è andato il concerto? No, il concerto è domani. Ieri la prova. Ieri c'era la prova e quindi non ci potevamo collegare. Oggi esatto. Ancora prove generali. Domani il concerto. I concerti sono uno alle 19 e uno alle 21, ecco. Quindi saranno due gli appuntamenti in Sala Grande con Keren Kagarlitsky, lo so che è difficile. Niente, guarda, quando vedi nome. Questi nomi pieni di K, tu fai il segno della croce e vai, come esce? Sì, ma io ci ho messo 6 mesi per impararlo, però ora lo so pronunciare. Io avevo 6 secondi. Ok, lo so, metto in difficoltà, niente, faremo questo bel concerto, abbiamo fatto tutto, c'è tutto pronto, suoneremo in Sala Grande, un concerto, penso, non mi sto collegando adesso, quindi non so cosa avete detto, vi descrivo un po' sì, il concerto sì. Scritto da Gaetano Randazzo, che è un mio collega del conservatorio, ha scritto questo concerto, noi diciamo che è un film senza immagini, dove bisogna non guardare le immagini, ma ascoltare le note, le armonie e tutto, e immaginare ognuno di noi il proprio film che ha in testa, oppure quello che comunicano le note. Che poi è il potere sono... della musica. Esatto, esatto. Poi ognuno ha la propria immaginazione, i propri stati d'animo, i propri sentimenti, quindi è chiaro che ognuno di noi avrà modo di apprezzare in chiave personale. Cos'altro invece ricordare tra gli appuntamenti o i progetti, non so, dopo l'estate, a cos'altro stai lavorando? Allora, io poi uscirò, a parte che uscirà il disco completo di Cinematic Chanson, che uscirà a settembre. Allora ti aspettiamo, eh? Esatto, sì, ritornerò. Poi uscirà il mio disco personale, che si chiama Biomes, ma uscirà a ottobre, un disco che ho già preparato, registrato a Catania, e quindi il mio prossimo progetto è questo, però adesso siamo in giro con questo, quindi gireremo. E ci saranno delle novità grosse, però... Intanto concentriamoci su questo, c'è un bel calderone di cose. Qual è l'emozione di essere al Teatro Massimo? Con noi c'è una piccola artista, cioè l'artista è grande ma è giovane sì. D'età, che ha anche il piacere di essere nella Kids del Teatro Massimo. Sì, sì. Ah, ok. C'è Claire Monteleone, ecco. Lei si esibisce al piano. Ah, ok. Ma forse l'ho pure sentita in questi giorni che provava lì. È possibile. Mi è capitato di trovare una ragazzina che suonava il pianoforte piccola, sì. Sì, niente, l'emozione... Io sono entrato in teatro proprio con Nino Rota, ho fatto la prima scrittura che avevo 16 anni. Lì ero un po' terrorizzato perché quando comunque entri in un posto istituzionale eccezionale, poi ti rendi conto col tempo. Oggi sono solista e devo dire che comunque il tempo si ferma sempre lì dentro. Cioè non è che solo perché ci sei stato, è comunque uno dei posti più importanti d'Europa sicuro e forse del mondo. Eh sì, non ci lo scenario è magnifico. Infatti se vedete le foto, io posterò anche qualche foto oggi così in anteprima, già solo la scenografia del teatro, anche poi con le luci, con tutto ciò che creano, è magnifica, quindi è emozionante. Poi per un ragazzo ancora di più, per certo. Un ragazzino che entra, ma comunque anche per quelli navigati. Allora ti aspettiamo a settembre per la presentazione del tuo disco, complimenti per va tutto. Bene. A presto, grazie. Ciao Ruggero! Grazie mille, un ciao. Abbraccio. Ciao Ruggero, grazie mille. Ciao. Io stavo dicendo che oggi venerdì 19 luglio alle 21 c'è un concerto dedicato alla memoria di Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, che vedrà cantare insieme il coro di Voci Bianche del Teatro Massimo, diretto da Salvatore Punturo, e il coro di Les Petits Chanteurs della Matrice de Saint-Croix, De Nelly de Paris, diretto da François Polgar, eh? Tutti stranieri. Brava, però ce l'ho. Ecco, comunque, pubblicità ultima di questa puntata e poi ancora con noi Claire Monteleone. I consigli di Radio In. Dopo il grande successo a Porta Nuova, Cutuppo raddoppia a Mondello, portando il gusto inconfondibile della granita messinese direttamente in spiaggia. Le
granite, preparate artigianalmente con le migliori materie prime siciliane e frutta fresca di stagione, vengono accompagnate con le inimitabili brioche col tuppo, fragranti e appena sfornate, aromatizzate all'arancia. Un connubio perfetto di sapori. Lasciatevi conquistare dalla freschezza e bontà delle granite di Cutuppo. Ora anche a Mondello, in Viale Regina Elena 57B, di fronte l'ingresso della spiaggia libera. Cutuppo, il vero gusto della granita messinese, ora anche a Mondello. La sesta edizione di Cinema City vi aspetta dal 18 al 24 luglio a Piazza del Parlamento con proiezioni e tanti ospiti del mondo del cinema. Don Nino non è un semplice bar-ristorante, ma un'esperienza da vivere con tutti e cinque i sensi, che ti fanno scoprire come si può mangiare bene e sano senza rinunciare mai al gusto. Don Nino è pronto per stupirvi dalla colazione la mattina alla formula buffet del pranzo o con un gelato a tutte le ore. Don Nino Total Food vi aspetta a Palermo in via Vincenzo Di Marco 26B. Zanga Prime, l'offerta imperdibile di Zangaloro Meat Factory. Consegne gratis sempre e promozioni uniche. Prova ora gratis, dopo solo 5,99 euro al mese. Vivi l'esperienza Zanga Prime, solo da Zangaloro Meat Factory. Zanga Prime, il meglio del gusto e dei privilegi. Abbonati e farai parte della nostra community. Zangaloro Meat Factory, dove il gusto è sempre al primo posto. Elenca, con una tradizione di oltre 60 anni, porta in tutto il mondo i sapori autentici della Sicilia. Elenca è il punto di riferimento in gelateria per ingredienti di altissima qualità. Per info, elenca.eu. Radio In. La voce della tua città. Che ancora devono uscire quelle delle... Siamo devi su... fare una presentazione. Siamo su Facebook. Noi siamo scioccate piacevolmente da Claire, perché è un talento, è nome stupendo, molto elegante. Effettivamente, niente, ti hanno benedetta da bambina, sì, con questo nome. Non potevi non fare qualche cosa di elegante come piano. Esatto. Da che cosa viene Claire? Qua c'è Ma Vincenzo. Che è l'equitazione elegante. Quindi. Da che cosa viene Claire? Sarebbe Chiara, in francese. Ah, ecco. E ti volevano chiamare Chiara? No, Clara. Allora. No, Chiara. No, però non c'è un motivo, diciamo. Per la musicalità. Esatto. Cioè non è per Chiara. Quante volte te lo sbagliano? Tante. Dillo a me che mi chiamo Milvia. E tu resti calma. Li correggo perché mi dà fastidio, cioè tipo Claire. Io dico sempre che probabilmente chiamandomi in maniera normale forse avrei avuto un carattere diverso. Rosalia, tipo. Ma anche Daniela, Anna. No, non sei da Daniela. Cioè un nome normale. Forse sarei stata meno arraggiata nella vita. Perché se già tu parti chiamandomi Milva o Silvia, lo capisci che poi... piuttosto, stamattina mi pareva brutto dirlo perché siamo nella giornata di Borsellino, ma c'è stata una signora che... Io ero in ritardo, ovviamente. C'è stata una signora che ero al semaforo e mi ha detto io devo accelerare perché la Vespa è vecchia, se io non accelero si spegne e poi devo accenderla. Signora, mi ha parlato, cioè è entrata nel mio mondo per dirmi potresti smettere, mi dà fastidio. Mischina, poverina, è ancora là che raccoglie gli improperi davanti all'ACI. Brutta mi giornata ha fatto un per certo lei. Punto pena. Non lo sa, ma brutta però giornata capisci, per ha lei. Fatto tutto lei perché. Racconti del venerdì, ci mancavano. Hashtag. C'è anche Teo che vi saluta perché stiamo per concludere e chiudere la puntata di oggi con Claire Cuffie. Le senti le spade? Le mie. le tue. La mia lingua è una spada. Mahmood con Ratatà ci porta alle 12.55 e noi concludiamo la puntata con Claire Monteleone. Claire Monteleone ha appena 13 anni, compiuti ad aprile, toro come me. Poveri loro, poveri i tuoi genitori, poveri gli uomini che ti incontreranno. L'ascendente è diverso, non è il tuo però. Sì, sicuro. L'ascendente tuo sarà un po' più calmo. Un po' pesci, esatto. Esatto, così. Pesci. No, vabbè, tu sei il marcamato... Ciao Marco, e lui acquario tra l'altro, quindi ciao, sono un po' fissata, infatti vedi è più calma, tu sei leone, si vede. Vabbè ragazzi, ma io ero condannata, quella che mi ferma al semaforo è pazza. Io devo girare con una maglietta, occhio, non mi parlare. Perché ancora non l'hai fatta stampare? Ma forse lo dovrei fare per una cosa sociale proprio, per evitare che altri, perché questa te lo giuro, era bella cattiva, aggressiva, ma è chiaro che l'ho distrutta. Forza. È ancora là che fai? Ai. A un certo punto ho visto che stava provando ad alzare il finestrino.
Cioè, ma perché mi provochi? Allora, abbiamo le ultime foto e gli ultimi racconti di Claire. Io però ce l'avevo una curiosità. Quale sta, siccome voi vi immaginiamo voi giovani sempre là al telefonino, indifferenti un po', anzi quando siete piccoli siete dolci, poi diventate un pochino iene, indifferenti, che qual è stata la musica, l'aria, la melodia che ti ha attratto al pianoforte? Dice, eppure, la voglio rifare. Allora, io sono sempre stata innamorata di Bach, sempre. È il mio artista, cioè il mio autore preferito proprio, sempre stato lui. Io ho iniziato come tutti, praticamente dalla scatola armoniosa, quindi da trombone, che è, diciamo... Come fa? La base. No, non mi viene. Ti tocca cantare, no? Non si può. Non mi viene proprio. Chiediamo aiuto dalla regia, papà Vincenzo. E quindi niente, praticamente con trombone. Poi praticamente ho scoperto Bach ascoltando musica classica, perché comunque io ascolto un mix di tutto. Ascolto musica classica, musica spagnola, tutto. Fino a quella pop. Scusami, appena ti sei potuta confrontare con altri giovani, quindi non essere da sola tu nella tua casa con papà, che comunque allora, alla fine papà lo conosco, ti diceva lui quello che dovevi fare. Sì. Che cosa c'è? Un team Bach, un team Chopin? Ci sono fan? Allora, c'è un team tutto, però io l'impatto subito che ho avuto con le altre persone non è stato positivo. Io vengo appunto, ho finito adesso le medie in una scuola indirizzo musicale. Devo dire che... La mia scuola delle medie, la Pecoraro, cara Sara. Sì, quello sì, che l'ho letto. Indirizzo pallavolo. E poi ho letto che inizierà il classico. Sì, il Meli. Però subito l'impatto che ho avuto con la musica, però con i giovani, non è stata positiva. È stato subito un impatto di invidia. Ecco, perché siete tutte prime donne. Esatto. Non c'è subito il sostegno. No, purtroppo no. Non credo che ci sia comunque nel mondo dello spettacolo tanto sostegno. Fino in fondo no. Non c'è neanche nel mondo dello... Però poi c'è... La conosco. Del giornalismo, del cioè dire, la dello conosco. Spettacolo. Ah certo, dopo se ti possono vendere, esatto, alla grande. Certo. Esatto, cioè questa cosa mi dispiace un po', perché il fatto che... Però sei sincera, perché tutti dicono, no, siamo tutti amici. No, non è vero per niente. Mi dispiace questa cosa, perché io sono sempre stata una persona che supporta le altre persone in tutto quello che fanno. Però purtroppo mi sono dovuta relazionare anche con l'invidia delle persone, con persone che non vogliono in realtà il tuo bene. O almeno che stiano sempre meglio di te. Esatto. All'inizio ci restavo male, ci piangevo anche, perché non mi capacitavo di come una persona come me, che vuole sempre il meglio per gli altri, non prova mai invidia verso gli altri, doveva essere giudicata. Perché fondamentalmente sei tranquilla con te stessa. Comunque esatto. Continua così, con questi valori, con questi principi, perché ti porteranno lontano. E complimenti per tutto. Ovviamente. Grazie. Anche alla tua famiglia che ti supporta. Sono già 59. Noi concludiamo così la puntata di oggi, perché in questo minuto ringraziamo tutti gli ospiti, ma soprattutto voi per averci ascoltato e supportato anche oggi. La replica tra poco è disponibile. Tu sai che supportato e sopportato io non lo sopporto. Io ti sopporto. No, tu mi sopporti. Io lo so che tu mi sopporti, ma io ti adoro. Sono una di quelle che sostiene. Ecco, io pure sostengo. Lei, ad esempio, io l'adoro da quanto? Ricambio. Oggi troppi cuori. La mia glitter. Però ricordati che ho appena ucciso una signora di più di 60-70 anni davanti all'ACI. Alle altre sì, alle amiche no. Tra l'altro insieme da quante edizioni? Sei, vabbè, verso la settima. A settembre inauguriamo la settima edizione di Glitter Ed è Pippo. Crisi del settimo anno. Oh mio Dio, no. Dobbiamo fare un figlio, ma già l'abbiamo fatto allora. No, non ci sarà Crisi. Forse faremo però ancora le ultime puntate. Oggi che è 19? Certo. Un'altra c'è sicuro. Sicuro. 19, anche 7 fa 26. Anche Hello People, e poi ci sentiremo allora, presto. Allora, Hello People, per restare nelle belle tradizioni, dal lunedì al giovedì la mia amica e collega Sara Priolo con Hello People dalle 11 alle 13 sempre qui su Radio Inno, ma il venerdì torna a essere Glitter People, il salotto dei siciliani che brillano, e quindi state con noi. Buon weekend, grazie a tutti, ciao. Ciao, ciao regia.